Grazie Signore Gesù, grazie nostra Madre Santissima, grazie Luisa per l'opportunità di essere riuniti insieme in nome di nostro Signore, per pregare insieme, per addentrarci insieme, per quel poco che possiamo scalfire giusto la superficie della infinite verità sul vivere nella divina volontà. Questa dottrina celeste non è nulla di umano, è del tutto celeste. Dicevamo oggi con Pasqua, o Dio rivela o noi non sappiamo. Non c'è teologia speculativa o ispirazione o altro che tenga. Della volontà divina, dice, ma che si deve sapere? I comandamenti, li conosciamo, certo. Conosciamo i precetti, conosciamo le disposizioni della Santa Chiesa, conosciamo tutto quello che ci viene insegnato nel Magisterio della Santa Chiesa. Dice, cos'altro c'è da sapere? Dice, la divina volontà per regnare pienamente e ritornare al suo regno primiero, così come regnava nell'atto della creazione, ha ricominciato a manifestarsi dal momento in cui Dio parla con Adamo e gli spiega le conseguenze del suo peccato. Dice, però la donna schiaccerà il capo del serpente. E quindi promette questa redenzione. La redenzione, per essere tale, per essere completa, non è solo salvezza, non è solo un rimediare, non è solo consentirci di rientrare in paradiso per il rotto della cuffia, con i mezzi dei sacramenti. Rede o redes, redenzione, dal latino restituire, restaurare, affinché Dio sia un Dio di successo, un Dio che compie, deve riportare la creatura allo stato primiero. Per fare ciò ricomincia pian piano, lui non ha fretta, a manifestare la sua volontà. Parlò dopo un paio di migliaia di anni ad Abramo, esci dalla tua terra, va dove ti porterò. E lui va, lo prova e comincia a parlare pian piano, senza fretta, perché noi abbiamo bisogno di tempo, no? E indica un popolo prescelto, all'interno di questo popolo addirittura indica una tribù, all'interno di questa tribù di Giuda indica una stirpe, e da lì verrà questo Salvatore. Dalla stirpe di Davide nascerà il Salvatore fino alla nascita di Gesù, e lì si compie l'incarnazione con la venuta del Redentore. Ecco, però, dice Gesù, con la mia venuta sulla terra la mia volontà regnava perfettamente nella mia umanità, ma non la lasciai come centro nella creatura, perché ancora la creatura aveva bisogno di prendere tutti i frutti della redenzione. Pertanto, quando diciamo ci ha lasciato questa preghiera, che preghiamo da 2000 anni, e Gesù si mette a capo di questa preghiera, e anche se noi non sappiamo esattamente cosa chiediamo, anche se noi l'abbiamo pregata per 2000 anni distrattamente, si è messo Gesù a capo di questa preghiera e dice, vedi Padre, vedi cosa ti chiedo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, cioè sia fatta questa tua volontà nella creatura così come si fa in Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta in me la tua volontà come si fa in te. Come la fa la volontà di Dio? Cos'è per Dio la sua volontà? La volontà nella creatura, e maggior ragione in Dio che è creatore delle nostre volontà umane, è lo svolgimento della sua vita divina. Quindi la sua volontà è il motore che innesca, accende e opera tutti gli atti. Questi atti non escono fuori dalla sua volontà, ma restano contenuti nella sua volontà. E questa sua volontà ha tutte le caratteristiche
della sua natura. Natura divina, onnipotente, eterna, infinita, volontà di Dio con tutte le caratteristiche e le proprietà della natura divina. Pertanto, quando si muove la volontà di Dio, si muove con tutte le proprietà, le caratteristiche, la potenza, la sapienza, l'onniveggenza, l'universalità, l'infinità della volontà di Dio, a differenza della volontà della creatura, che ha tutte le caratteristiche proprie della natura umana. Dice, siamo partiti un po' troppo a bovo. Penso che ci siano tante persone qui che già abbiano sentito parlare di questi scritti. Pertanto vogliamo entrare dentro questa volontà e cominciare ad operare insieme con essa. L'atto per entrare nella volontà di Dio è l'atto del fondersi nella divina volontà. Oggi nelle meditazioni sentivo mettiamo il ti amo sul... No, negli scritti Luisa non c'è la parola sul, c'è nel. Nel senso che dal di fuori di questa volontà possiamo attaccare come un adesivo con il vetro da fuori, cioè ti amo, ti prego, aiutami, intercedi, passami dal passavivande, passami qualcosa, sul, attaccare. Invece nel, entrando in questa volontà, perché lo vuole Dio, perché è dono suo, non perché lo meritiamo o perché ne abbiamo la capacità o la possibilità di farlo, o Dio ci consente di entrare o noi non possiamo entrare. Entrando in questa volontà facciamo atti nella volontà e quindi gli atti che facciamo acquisiscono le caratteristiche, le proprietà della volontà divina, che sono le proprietà della natura divina. Allora anche col linguaggio cominciamo ad abituarci, e quando entriamo in questa divina, come ci entriamo? Con la volontà. Quando entriamo in questa volontà, il nostro ti amo, il nostro atto, non lo mettiamo sull'atto, ma lo facciamo nell'atto, è atto nostro. Mi alzo, è atto mio, mi siedo, è atto mio. Nella volontà divina, gli atti di Dio depositati in essa divengono atti miei, diventano vita mia, pertanto sono atti miei. Che cosa ci faccio con questi atti, in questi atti? Tante possibili cose, la libertà dei figli di Dio, possiamo farci infinite cose con questi atti, in questi atti. Ecco, oggi in particolare vogliamo entrare negli atti della divina volontà, nella incarnazione del Verbo e nella sua vita nascosta, proprio perché ci troviamo in questo periodo liturgico. È chiaro, noi povere creature viviamo in un ambiente di tempo e spazio, abbiamo bisogno di atti sequenziali. Cioè, nella divina volontà, immaginiamo che la divina volontà sia questa stanza. Quante molecole di ossigeno ci sono in questa stanza? Trilioni su trilioni su trilioni. Ogni molecola di ossigeno è un atto di volontà divina. Immaginiamo di assorbirlo, di farlo nostro. Come possiamo? Con che ordine? Ci perdiamo. Allora ci facciamo aiutare da Nostra Madre Santissima e dall'ordine dell'operare di Dio. Ecco, probabilmente nel giro vero e proprio, forse ci entreremo domani. Adesso cominciamo a considerare questa cosa. Quando Gesù comincia a manifestare a Luisa la sua volontà come la prescelta per una missione unica, verso la fine del volume 12 diventa molto chiaro, lascia da banda la terra. Luisa pensava che la sua missione era quella di offrirsi vittima, e quindi stava attaccata all'umanità di Gesù e a qualunque costo voleva impedire i castighi, voleva perorare il bene dei suoi fratelli, perché Gesù stesso venne a soffrire nei fratelli castigati e peccatori. Gesù dice, guarda, quando devo fare un'opera grande ci dobbiamo
buttare avanti, lascia da banda la terra, adesso prepariamo per loro questo regno. Allora Luisa diventa il prototipo, diventa l'anima modello, concepita con peccato originale come noi, diventa il prototipo di questa santità. Quindi Luisa non è una che ha i messaggi, non è un tramite, non c'entra niente l'intercessione. Luisa è un modello. Luisa, in questa creatura, Gesù fa il prototipo di questa formazione di vita divina nella creatura. Questa opera divina unica nella storia dell'umanità, unica, come unica la creazione, come unica la redenzione, questa opera del terzo fiat, di riportare la divina volontà a regnare come vita nella creatura, è compiuta in questa creatura, l'ultima delle ultime, la più improbabile, la meno attraente. Così che non ci confondiamo e pensiamo che ci vogliano meriti, ci voglia bellezza, ci voglia istruzione, ci voglia grande capacità, ci voglia... ecco, ci vuole la volontà. Ovviamente non ha preso Nostra Madre Santissima a modello, quando parliamo di Nostra Madre Santissima lei è un tutt'uno con Gesù, doveva però scegliere una creatura di stirpe comune, questa creatura è Luisa. Allora all'inizio... Luisa si attacca all'umanità di Gesù e inizia a conoscerla talmente tanto, talmente bene, che non può vivere senza di lui. Se Gesù non la va a trovare, mi hai promesso che ci venivi. Se non va almeno, ecco, una, due volte al giorno, Luisa impazzisce di dolore. Questo dolore è comprensibile? Sì e no. Nel senso, nella misura in cui l'anima conosce Dio, tanto è grande il dolore nel sentirsi priva di Lui. Dice Gesù, quante creature vivono senza di me, eppure non mi conoscono, pertanto non gli manco, non hanno un pensiero per me. Luisa lo conosce, arriva a conoscerlo tanto bene che un respiro senza di Gesù è pena d'inferno. La sua privazione, la grande sconosciuta, è una pena divina, non è pena umana. Prima dice, quando non ti vedo è come un purgatorio, poi dice, no, è di più del purgatorio, dice, è come l'inferno, dice, no, è peggio dell'inferno, perché almeno quelle anime lì non ti amano, io invece ti amo. Allora Luisa conosce l'umanità di Gesù e Gesù comincia a rivelare a Luisa, pian piano a manifestare, a comunicare come la sua divinità, la divinità di Gesù, operava dentro la sua umanità. Non solo per darle una bella notizia, ma per dire, guarda, questa vita voglio che sia tua. Questi atti miei voglio che siano atti tuoi. Allora, dicevamo già un'altra volta, no? Possiamo sempre pensare a queste due dimensioni. C'è una dimensione relativa alle disposizioni per vivere nel divin volere. Inutile parlare di vivere nel divin volere se non si vive nella grazia, se non ci mettiamo in ordine con Dio. Ecco, possiamo dire che nei primi, ecco, 10 volumi Gesù parla della perfezione della vita cristiana, in un modo unico rispetto anche agli altri santi, perché lui personifica le virtù. Luisa parla con la signora obbedienza, con la signora umiltà, nel senso che anche le virtù stesse cristiane sono degli attributi viventi dell'umanità di Gesù. E con questa divina volontà, Gesù chiama Luisa a fondersi, ad entrare continuamente in questa volontà e dice chiamami perché voglio che questa volontà sia sempre con te e animi i tuoi atti, anche se io non ci sono. Fai questa sostituzione, io sparisco, prendi la mia volontà come se fossi io. Ma Gesù, non è possibile. Poi Luisa fa la prova, la prima volta, il volume 3, dice ammirabile segreto della volontà di Dio, indescrivibile la tua felicità, addirittura in te riesco a trovare il mio amato. E dice Gesù, a volte riesco pure a stare senza di te, ma senza della tua volontà no, perché nella volontà di Dio si trova anche
Il Verbo incarnato, Gesù. Allora, se da una parte c'è il tema delle disposizioni, di cui non ci occuperemo in questi giorni, almeno per quanto mi riguarda, cioè le disposizioni affinché l'anima desideri, accetti e si disponga con la capacità a ricevere questo dono. E sono le virtù cristiane. Dal volume 1 Gesù comincia il volume 1 dell'anima, no? Dal distacco dalle creature, distacco dalle cose sante, dalle persone sante, importantissimo. Lo so che il terzo cono gelato mi fa male, ma anche un attaccamento a una persona santa o al direttore spirituale, queste dipendenze, no, via tutto. Ordine santo nelle cose e con le persone. Poi c'è la mortificazione, e poi dice non pensare più al passato, e poi le spiega la carità. Cioè, cosa è la carità? Per me, con me, in me. La carità parte proprio da Gesù, fai tutto con me, in me e per me. La carità per il prossimo è una conseguenza della carità dell'anima che riceve l'amore di Dio, risponde a questo amore con il suo stesso amore e di conseguenza ama il prossimo. A volte si parla di carità, si mette alla carità, dice ho fatto la carità, ho dato questa donazione, no. L'amore del prossimo senza l'amore di Dio è falso, non esiste. Quindi questa è l'area delle disposizioni. Poi pian piano Gesù comincia a parlare di questa divina volontà e dice vedi Luisa, così opera la divina volontà in me. Io vivevo in balia del Padre, non facevo altro che le opere del Padre, come Gesù dice anche in Giovanni. Io non parlo per mia autorità, dico solo le cose che mi ha istruito il mio Padre a dire. Non agisco per mia autorità, ma faccio le opere del Padre. Allora è la mia divinità che opera in me, con questa divinità che è animata dalla mia divina volontà opero tutto e ho fatto tutto. Pertanto l'incarnazione è una, e con 33-34 anni di vita Gesù ha potuto fare tutto, e il Padre ha detto ecco il mio figlio amato, in lui trovo posto tutta la mia compiacenza, perché in lui trovo l'uomo rifatto, trovo la gloria di tutta la creazione, trovo la versione divina della mia vita, della tua vita, è tutto depositato nell'umanità di Gesù, come una donna che deve partorire. E Gesù muore dalle doglie di parto, perché vuole partorire. Vuole dare la divinizzazione di questi atti che sono fatti in sé, e vuole darli a noi, perché li prendiamo come atti nostri. L'unico modo per farlo è tramite la volontà della creatura, creata immagine e somiglianza della volontà divina, che voglia liberamente e scientemente, conoscendo ciò che fa, ciò che Dio le vuole dare, sapendo ciò che può ricevere, vuole ricevere, riceve questa, nel suo nulla della sua umana volontà, riceve l'operare del tutto della divina volontà. È spiegabile tramite le leggi della natura? Assolutamente no. È come dire, in una goccia dell'oceano, la apro e ci trovo tutto l'oceano. Il tutto si chiude nella parte, nel nulla. E questo è il miracolo dei miracoli. O prodigio del mio volere, non c'è prodigio più grande che la mia volontà operante nel nulla della creatura. Allora, prima Luisa, ecco, inizia ad entrare in questa divina volontà fondendosi nell'umanità di Gesù, perché è lui il vivere nel divin volere. In lui c'è volontà umana e volontà divina. Conosciamo questo termine, ipostaticamente unita la sua umanità e la sua divinità, per lui ciò è natura. Gesù è vero uomo e vero Dio. Adesso ciò che lui accade in natura, e in Maria Santissima per grazia, per dono, vuole che accada anche nella creatura di stirpe comune, che la sua divina volontà operi nella umana volontà come vita. Quindi dicevamo all'inizio, non come legge, non come disposizioni, ma come vita. Allora possiamo dire che la divina volontà ha sempre regnato. Ma com'è il regime di questo regno?
Anche, diciamo, conosciamo i regni, non so, nei governi c'è, questa è una monarchia costituzionale, questa è una repubblica, questo è un regime dittatoriale. Il regno della divina volontà ha sempre regnato, ma come regna nella creazione? Con le leggi naturali. Come regnava nell'Antico Testamento, dopo la manifestazione delle tavole della legge? Con i comandamenti. Come ha regnato con un regime superiore dopo l'incarnazione, dopo la redenzione? Come ha regnato con il regime della grazia? Cos'è la grazia? È un effetto della divina volontà. Adesso, come dice San Paolo, diceva: non sono io più che vivo, ma è Cristo che vive in me. Sapeva San Paolo che Cristo poteva vivere in lui, non solo tramite la sua grazia? Oh, Sant'Ignazio, San Paolo, dammi solo la grazia, questa è sufficiente per me. No, non lo sapevano, perché non conoscevano che c'è un regime ancora superiore. O meglio, lo pregavano che questo venisse, ma come si svolge? Come facciamo? No, noi non facciamo, o Dio ce lo dà o noi no. Quindi il regime superiore si chiama come in cielo, così in terra. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Questo è il regime del regno della divina volontà. Una volontà che si fa nella creatura come si fa in Dio. In Dio la volontà è vita, non è comando. Pertanto la volontà di Dio si faccia nella creatura come vita, così come si fa nel Verbo incarnato, come vita. Ecco, Luisa non comincia subito a girare negli atti della divina volontà. Luisa comincia col chiamare Gesù nei suoi piccoli atti. Quindi c'è una dimensione in cui. Luisa chiama la divina volontà a scendere nella piccolezza dei suoi atti, e poi c'è Gesù che dice: adesso io sono venuta a fare il tombolo in te, sono venuta a parlare in te, sono venuta a dormire in te, a soffrire in te. E non si ferma qui, questo è soltanto l'inizio, questo è il trampolino. Dice: ma pensi che sia finita questa così la divina? No, no, questa è solo l'entrata. Adesso vieni a vedere, vieni su, vieni a vedere cosa sto facendo. Non perché per mostrarti uno spettacolo meraviglioso, ma perché sono atti tuoi. In quale volontà stai? Nella mia. E gli atti tuoi sono atti, gli atti miei sono atti tuoi. Quindi Luisa dice: fammi scendere, la divina volontà dice: fammi scendere nel basso degli atti tuoi e io ti farò salire nell'altezza degli atti miei. Ci metteremo a gara, tu a salire e io a scendere. Pertanto, vieni volontà divina a pregare in me, ad operare in me. Questa è soltanto la conditio sine qua non. Poi dobbiamo slanciarci a prendere possesso di tutti gli atti che stanno depositati e sono pullulanti e sono viventi e sono in atto nella divina volontà. È qui che Luisa comincia il suo giro continuo, continuamente. Questa è la sua vita. La vita di Luisa è questa continua attività interiore. Per questo Gesù ci ha messo di fronte al paradosso di una che sta nel letto, non ha fatto niente, non ha fondato un ordine e non ha fatto opere sensazionali. Ci ha messo di fronte al paradosso, così non ci viene, diciamo, la tentazione di voler definire l'anima che vive nella divina volontà come, ecco, un'anima che faccia determinate cose, che abbia una determinata struttura di vita interna. No, perché Luisa è inimitabile, la sua vita esterna è un paradosso. O ci mettiamo tutti nel letto, ma non credo sia questo quello che Gesù vuole. Allora, proprio da questa posizione di immobilità esterna, Luisa invece aveva un'attività interna che non ha pari nella storia dell'umanità. Eccetto ovviamente Gesù e Maria Santissima. Ha viaggiato più di tutti, ha operato più di tutti. Vai, cammina, devi arrivare al principio della creazione dell'uomo, ancora di più al principio dell'atto ad intra della Santissima Trinità. Al principio era il Verbo era con Dio e il Verbo era Dio. La Genesi, San Giovanni. Ora Genesi dice: al principio, quando Dio creò il cielo e la terra, lo Spirito aleggiava sulle acque. Ecco, Luisa deve arrivare da questo principio fino alla fine, dal tempo all'eternità e di nuovo nel tempo. Deve ripercorrere tutti gli atti e tutte le generazioni. Ecco,
In particolare, seguendo un ipotetico round, un ipotetico tragitto del Giro di Luisa, cominciava con la creazione. Adesso noi non ci soffermeremo, avremo l'opportunità di farlo magari un'altra volta, ne abbiamo già fatto in passato. Però ecco, Luisa che fa? Entra negli atti della Divina Volontà e trova l'atto creazione del sole, l'atto chiamato stella, l'atto chiamato luna. Questi sono atti. San Francesco che cosa faceva? Poteva mettere il ti amo su quell'atto, sull'opera, ma non aveva la possibilità di entrare nell'atto fratello sole. Non aveva quella conoscenza, non c'era quel dono disponibile. Adesso sì. Pertanto San Francesco dice, anime sbrigatevi, affinché Dio possa compiere l'opera che ho tanto desiderato, ma non ho avuto in quel tempo l'opportunità di compierla. Adesso è come se la compissi in voi, perché ne avevo desiderio, sarebbe stato il primo ad entrare in tutti gli atti della creazione, Santo Francesco. Allora Luisa entra per esempio in tutti gli atti della creazione, dice Marina ti stai allungando troppo, non dobbiamo fare l'incarnazione del verbo, ma come facciamo? Entriamo velocemente negli altri atti per arrivarci. Ecco, ci sono queste due dimensioni che poi seguiremo un po' sempre, no? Questo è un ambiente quasi cartesiano, no? Nell'asse verticale c'è la varietà delle cose create e possiamo, c'è la progressione della Genesi, il cielo, la luna, le stelle piuttosto che il fulmine, la pioggia, poi c'è la terra fiorita, tutto il regno vegetale, il regno animale, con le creature del cielo, della terra, delle acque, eccetera. E poi la creazione dell'uomo. Luisa percorreva tutti questi atti e che cosa ci faceva? Neanche Luisa sapeva tanto cosa farci con questi atti, l'ha imparato pian piano. E questo lo vediamo nella progressione degli scritti. La varietà, nell'asse orizzontale, la varietà di atti che l'anima può fare. Dice, entro nell'immensità della volta celeste. Che atto possiamo fare? Quello più semplice è riconosco il dominio divino, riconosco che tu sei Dio creatore. È l'atto di base. Riconoscere il dominio divino. Poi ne farà tanti altri. Però ecco, dopo la creazione dell'uomo, che cosa faceva Luisa? Luisa non si fermava lì, entrava nell'Antico Testamento. Stiamo facendo un breve excursus prima di entrare negli atti in cui in particolare vogliamo entrare questa volta. E che cosa faceva? Entrava nella creazione dell'uomo e quindi la sua natura, la creazione dell'intelletto, la memoria, la volontà e poi il soffio che gli dà il dono della divina volontà, i primi atti di Adamo innocente. Si univa agli atti universali di Adamo innocente, poi viene la prova, la caduta, le conseguenze della caduta e poi la promessa della restaurazione. Luisa ogni giorno anche di passaggio faceva la sua visitina. E anche noi con questa slide brevissima vogliamo fare la nostra visitina per dire, vedi Gesù, questi atti che sono qui vivi, noi comunque li riconosciamo. Adesso nel tempo e nello spazio non ci addentriamo, però li riconosciamo e quindi già ci facciamo parte di questo giro completo universale. Abbiamo questa pretesa della universalità, della completezza. Nell'umana volontà tutto è parziale, se faccio questo non faccio questo, se parlo di questo non parlo di quest'altro, se dono ad A non dono a B. Ecco, la divina volontà ci dà questo grandissimo vantaggio, in qualsiasi punto ci poniamo in essa, è sufficiente che siamo in essa, per fare tutto quello che fa, per essere dovunque essa sia, per essere con Dio e in tutte le opere di Dio. È risolto il problema dell'uomo, è risolto il problema della scarsità, scusate l'ignoranza, delle risorse. Dopo che fa Luisa? Mica si ferma, no, entra nell'Antico Testamento. E quindi la promessa del Redentore, il diluvio, Abramo, la chiamata di Abramo, il sacrificio di Abramo, la prova di Abramo e poi la primogenitura Israele, Ismaele, Isacco e poi Abramo, Esaù e Giacobbe e le 12 tribù, sappiamo che ecco Giacobbe poi è diventato Israele dopo aver combattuto con quel personaggio misterioso, dice tu come ti chiami? No.
Il nome te lo do io. Tu ti chiamerai Israel perché hai lottato con Dio. E da, ecco, un brevissimo excursus. Da Israel, da Giacobbe, tutti i suoi figli, le tribù, le 12 tribù di Israele, Mosè con il passaggio del Mar Rosso, gli ebrei nel deserto, la terra promessa, i re e la dinastia, l'esilio, la cattività e il ritorno in patria. In una slide dell'Antico Testamento un po' veloce. Però ecco, vogliamo dire, Gesù, noi vogliamo riconoscere la tua divina volontà in tutti questi atti. E per ognuno di questi atti possiamo fare tantissime cose. Un ti amo, una compagnia, un bacio, un venga il tuo regno, un nulla. Contempliamolo questo atto, stiamoci dentro, stiamoci in silenzio. Dopodiché lui sa che faceva, dopo l'Antico Testamento, l'alba della redenzione. Luisa entrava nei mari di Maria Santissima. Per esempio nel volume 19 dice Luisa, Madre Santissima, ecco, mi metto nei tuoi mari di potenza, nei tuoi mari di sapienza, di amore, di virtù, di preghiera, di dolore, di gioia, di gloria. Entro in questi mari, che cosa sono i mari? È volontà divina operante. Già nell'Immacolato Concepimento, Gesù parla dell'Immacolato Concepimento come di un concepimento che si effettua dentro i mari, che sboccano dalla divinità. Il Padre fa sboccare mari di potenza, il Figlio mari di sapienza, lo Spirito mari di amore. E questi mari costituiscono la sostanza del suo concepimento. E quindi Maria Santissima Immacolata è immersa in questi mari, che dice Gesù. In quel passo, il primo passo del volume 15, dove inizia a parlare dell'Immacolato Concepimento, ce ne saranno poi una decina di 8 dicembre fino al volume 36, questo Immacolato, con questi mari, continuano a stare intorno a Maria, non solo per proteggerla, ma per farla crescere continuamente. Sono mari crescenti. Ecco, dicevamo prima, in tutti questi atti, non su tutti, ma in tutti questi atti, che cosa facciamo? Anche Luisa pian piano ha una progressione, lo vediamo velocemente negli scritti, di che cosa impara lei, cosa può farci con questi atti. Il primo atto che lei fa è quello di riconoscere la volontà divina in quest'atto. È un atto primo di riparazione. Anche, non lo so, nel volume 1 era Torre Disperato, quando ancora non sapeva dove Gesù sarebbe andato a parare. Dice: Gesù, dove sei? Opere di Dio, fiori, cielo, terra, parlatemi di Lui. Allora riconosce la presenza della volontà del Creatore in tutte le opere. Allora non fosse altro che per dire: di mia volontà, ti riconosco nel sole, ti riconosco nel concepimento immacolato di Maria, ti riconosco nel passaggio nel Mar Rosso, ti riconosco. È già un atto necessario, assoluto, è necessario, che l'anima deve fare. Cos'altro fa? Ti adoro. A volte Luisa fa questo giro e mette solo la sua adorazione. Che cosa si intende per adorazione? Gesù dice, l'atto primo di adorazione è riconoscere la volontà di Dio per farla. Noi pensiamo che l'adorazione, allora in generale, io pensavo, l'adorazione sia l'attitudine di un nulla che si mette di fronte al tutto e si prostra. E Gesù dice, vuoi sapere qual è il modello della vera adorazione? Il modello della vera adorazione si trova nella Santissima Trinità. Il Padre genera il Figlio e adora se stesso nel Figlio. Il Figlio adora il Padre, lo Spirito procede e adora il Padre e il Figlio. Si adorano, ci adorano nell'unità della Santissima Trinità perché vedono la perfezione assoluta. Non è che il Padre sia un po' più potente del Figlio, il Figlio un po' più meno sapiente o più sapiente del Padre. No, vedono la perfezione massima delle qualità divine, pertanto adorano se stessi nell'altro. E allora adorare nella divina volontà è innanzitutto entrare in essa, prendere possesso delle qualità divine per dire: io ti adoro come ti adori tu, ti adoro come ti adora il Verbo, ti adoro Padre come ti adora lo Spirito,
ti adoro come vi adorate nell'unità della divina, della Santissima Trinità. Adorazione. Dice, qualsiasi altra cosa non è adorazione, ma è larva. È un'imitazione. Poi cosa fa? Luisa a volte gira in tutti questi atti e dice, mi dolgo, chiedo perdono per tutti, dolore, perdono. Non è che fa tutte le cose contemporaneamente, anche Luisa vive nel tempo e nello spazio, vive nella sequenzialità, fa una cosa al giorno, una cosa a giro. E una volta Luisa dice, entro negli atti della Divina Volontà e dice, Gesù, metto... Ecco, voglio chiedere perdono in ogni tuo atto, in ogni tuo atto della tua redenzione, nella tua vita pubblica, nella tua vita nascosta. Anzi, voglio dolermi nel sole, nella luna, nelle stelle. Perché queste opere di Dio dipendono da noi, sono state create per noi. E dice ancora San Paolo, la creazione muore di doglie di parto. Perché? Perché ha bisogno di una volontà. E questa volontà chi gliela deve dare? Gliela dobbiamo dare noi? Gesù dice a Luisa, avrei potuto dare una volontà al sole, immagina che bello, un sole che mi dice ti adoro, però questo voleva la mia gloria. Il mio amore gridò più forte e disse, no, tu non darai una volontà al sole, la dai alla creatura presterà la volontà al sole. Allora le cose create dipendono da noi, vogliono dispiegare e compiere lo scopo per cui sono state create, che è quello di comunicare l'atto creatore e preservante che è in esse, l'atto è tutto l'amore, la grazia e la conoscenza che Dio vi ha messo. Per fare questo, per ricevere questo, per ricambiare questo, o entriamo nella Divina Volontà oppure bussiamo da fuori. Chiedo perdono per tutti. Che fa anche poi? A volte Luisa ripara per tutti, atto di riparazione. E per fare la riparazione deve riparare con l'unica vera riparazione, non con il sacrificio degli agnelli o dei piccioni, ma con la riparazione fatta dal divino riparatore. E quindi prende l'atto di Gesù per riparare, per ogni atto, non solo per ogni peccato, ma anche per ogni atto umano, fatto con l'umana volontà, non animato da una volontà divina. Ecco, in effetti, diciamo, così, stiamo facendo saltelli nell'infinità. Però per darci un'idea di, ecco, qual è la progressione degli atti che seguiva Luisa nel suo giro e quali sono le infinite possibilità di atti che lei poteva fare in ognuno di questi. E c'è una progressione perché Luisa non comincia con riparare, Luisa comincia con riconoscere, poi comincia ad adorare, poi chiede perdono, poi ripara, poi ringrazia. Dice, ti aspettavo, dice Gesù, ti voglio ringraziare oggi per tutto quello che hai fatto e tutti i prodigi che hai fatto nella mamma bella immacolata e per i prodigi della tua volontà nella nostra mamma. Dice, ah figlia mia, aspettavo. Non sai da quanti mille secoli aspettavo questo atto. Chi doveva venire a ringraziarmi? Finalmente la piccola figlia della Divina Volontà ha messo questo ringraziamento universale per avervi donato la Mamma Celeste. E per quanto ancora possiamo operare? Abbiamo un lavoro 24 ore su 24. Ah, arriva il ti amo di Gesù. Il ti amo è amore. È venerazione, è stima, è eroismo, è sacrificio, è fiducia, il ti amo è tutto. Luisa sul ti amo si sofferma molti e molti e molti e molti giri. A volte non sapendo cosa fare dice, Gesù, lo so che tu gradisci il ti amo, metto il ti amo, non sul, nel atto. E infatti... Quando Luisa non conosce ancora bene che cosa fai Divina Volontà in questi, che cosa fai Divina Volontà nella pietra, nel monte, che cosa fai in questi, Gesù dice metti il tuo ti amo, metti il tuo ti amo, perché la mia volontà riceve il ti amo della creatura e si fa possedere. La volontà divina sentendosi amata non può non rivelarsi, metti il tuo ti amo e la Divina Volontà ti farà sapere che cosa sta facendo.
di modo che tu le puoi fare compagnia in questi atti. Ancora mi viene in mente, noi in questi giorni stiamo seguendo, alcuni magari di noi, gli eccessi d'amore nella incarnazione del Verbo, cosiddetta novena di Natale. Luisa la chiamò novena di Natale perché non aveva la più pallida idea di cosa Gesù volesse fare. Poi nel volume 25, molti anni dopo, quando sente il sacerdote che la legge in cappella, Gesù dice: figlia mia, quanto ti devo ringraziare che hai scritto questi eccessi d'amore. Non dici tu ringraziare me, grazie a te Gesù che le hai manifestati. Eccessi, questi sono altri atti, non da aspettare il Natale, ma i nove atti gli eccessi d'amore nell'incarnazione del Verbo. Uno di questi, per esempio, il quinto giorno, che sarà dopodomani, non so se seguiamo la novena, il quinto giorno è Gesù che dice: io voglio la compagnia della creatura, mi sento solo, io, ecco, sono il vostro fratellino, ma voglio la compagnia di tutti i vostri atti, voglio la vostra compagnia, sono venuto per ricevere la vostra compagnia, non mi lasciate solo. A volte Luisa gira per gli atti della Divina Volontà e dice: vengo per farti compagnia. La Divina Volontà, in tutto ciò che fa, non vuole stare da sola, ma esige la compagnia della sua creatura. Allora, pertanto, un giorno non fosse altro che per fargli compagnia, senza bisogno di tante parole. Ci facciamo la nostra passeggiata, con il libro, senza libro, con le parole, senza parole, con la volontà. È l'unica cosa che conta. Ti faccio compagnia, e più ti faccio compagnia, più ti amo e più ti conosco. Conosco che cosa fai. E questa, quindi è una progressione, un crescendo, una sinfonia di atti, uno dopo l'altro, uno sopra l'altro, che arricchiscono il giro di Luisa, il giro dell'anima che vive nella Divina Volontà. Li fa tutti insieme, non avrà l'impressione di farli tutti insieme. Oggi metto il ti amo, domani ti faccio compagnia. E questa è la nostra piccola condizione, di essere soggetti al tempo e allo spazio, a sequenzialità di atti. Ma l'importante è che stiamo dentro. Se ne faccio uno, li faccio tutti. Però è importante saperlo. Allora, più vado in giro in questi atti, e più questi atti si rivelano per quello che sono, e più si fanno conoscere, e arriverete alla conoscenza di Gesù, e raggiungerete, come dice gli Efesini, la maturità, la statura del Verbo, che sarebbe conoscere il Padre come lo conosce il Verbo. Ti conosco. Non è tutto. La conoscenza porta il possesso. Allora Gesù, la Divina Volontà vuole essere posseduta, dice: figlia mia, io devo trovarmi in te, devo vedere in te, devo ritrovare in te tutte le mie opere. Vai, continua a girare, altrimenti se ti guardo vedo qualcosa fuori di te. No, io devo trovare tutto me stesso in te, pertanto mi devi possedere, mi devi internalizzare, mi devi mangiare. Pertanto, all'atto dell'assunzione di Maria Santissima, i cieli si espandono, non possono contenerla, e dicono: oh, prodigio dei prodigi, miracolo, ma che cos'è? Una creatura completa, la guardiamo ed è sole splendente, la guardiamo ancora ed è terra fiorita, non le manca niente, in lei vediamo Dio, vediamo tutte le opere di Dio, tutto l'operare del nostro Dio, non le manca niente, è l'unica opera compiuta di tutta la creazione. Allora, l'anima che vive nella Divina Volontà vuole, girando in questi atti, adorare, ringraziare, amare, fare compagnia, per conoscere sempre di più, quindi possederli sempre di più. Se li possiedi, ce li hai dentro, li racchiudi. Questa è l'estasi di Dio. Vedete? Cioè, noi, vabbè, la nostra volontà in noi stessi è meravigliosa, ma la nostra volontà operante con tutto ciò che fa, con tutto ciò che contiene, con tutte le sue qualità, nel nulla della creatura, che follia. Solo noi la potevamo pensare una cosa simile. Solo noi.
racchiudono. Allora il giro con santa sfrontatezza, con ardire, con coraggio, con fiducia. Una volta Gesù dice a Luisa, per girare nella mia volontà ci vuole abbandono. Cioè io pensavo che ci volesse uno spirito attivo, un sacco di risorse. No, no, abbandonati. Cosa fa poi una volta che Luisa racchiude questi atti? Ha racchiuso in sé, dice, giriamo nella creazione, adesso l'anima racchiude la terra fiorita, il sole, l'armonia delle stelle, ma non come opere, come atti. Poi vedremo un'altra volta che sono questi atti nella creazione. E dice, cosa ci fai adesso con questi atti che stanno dentro di te? Ci faccio quello che voglio. E cosa voglio? Venga il tuo regno. Questi sono atti miei e con la autorità della tua volontà che io posseggo, ti dico venga il tuo regno. Con l'autorità che ebbe Maria Santissima quando disse fiat mihi. Altro che fanciulla spaventata. Cioè no, cioè, il fiat sta dentro, sta dietro di me, dice l'arcangelo. Aspetta il tuo fiat. Allora quel fiat è si fa... ha parlato, si fa l'autorità, la potenza della divina volontà operante in Maria Santissima. E gli angeli, qual è il compito degli angeli? Gli angeli servono la volontà di Dio, che operi in Dio o che operi nella creatura. Pertanto si inginocchia di fronte a Maria Santissima. E pertanto l'angelo che disse no, disse non servirò perché non voglio servire una volontà di Dio che opera in una natura incarnata. No, per carità, l'estrema superbia, non serviam. Al limite posso servire il trono dell'Altissimo, ma servire una volontà divina operante nel verbo incarnato che prende una natura umana, no. Per questo il nemico sfugge di fronte a Maria Santissima, perché vede la pienezza della volontà divina operante nella creatura. Inaccettabile. Per noi questo, di questa sua non servia, ma questo sia per noi mistero più grande del mistero della Santissima Trinità. Non ci vogliamo andare, non è roba nostra. Venga il tuo regno. E poi ancora Luisa diventa ancora più coraggiosa e dice, sole mi hai dato, sole ti do. Ti do la pariglia, come dice lei. Mi hai dato questo atto, lo faccio mio e te lo do come mio. Ti sei incarnato, prendo la tua incarnazione, è mia e te la offro come mia. E Dio la prende come fosse una sorpresa che non si aspettava, è la follia di un Dio che vuole ricevere se stesso dalla sua creatura. Questo è il vivere nella divina volontà. Un Dio folle di amore che vuole ricevere se stesso dalla sua creatura. Ci fermiamo. Continuiamo sempre nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie Signore Gesù, grazie Padre Santissimo, grazie Spirito Santo, grazie nostra Madre Santissima, vieni, illuminaci per farci comprendere che significa volontà di Dio. Vieni Luisa, piccola figlia della Divina Volontà, tu che hai il diritto primo su ogni nostro atto. Vieni a presiedere a questa comunità, a questi atti, a questa meditazione, perché tutto serva alla formazione del regno nelle nostre anime e nel mondo intero. Spirito Santo,
Tu che sei l'autore, il protagonista di questo terzo Fiat, spirito castissimo, spirito dello spirito di Dio, perfezione delle perfezioni. Vieni, Spirito Santo, illuminaci nel parlare, nell'ascoltare, nell'operare. Sei tu che ci insegni, sei tu che operi. Grazie, Spirito, compi in noi l'atto primo della nostra santificazione, che è la divina volontà. Spirito bello, sposo di Maria Santissima, compagno e felicità delle nostre anime. Vieni, Spirito Santo. Ecco, al mattino, a colazione e poi anche nella preghiera, abbiamo compiuto i nostri primi atti al sorgere del sole, della Divina Volontà, nella Divina Volontà. Al sorgere del sole è naturale, ma al sorgere del sole divino nell'anima nostra. Allora magari ho sentito qualcuno che, ecco, come molti di noi, sono ai primi passi, tutti siamo ai primi passi, magari alcuni hanno sentito parlare di Luisa soltanto un paio di mesi fa, 2 mesi, 20 anni, c'è poca differenza. L'eternità non basterà. Però per renderci le cose semplici, perché siamo bimbi, siamo piccoli, ecco, abbiamo all'inizio del giorno e poi in cappella chiamato la Divina Volontà in tutti quanti i nostri atti. Ci siamo fusi in Gesù, nella umanità di Gesù, perché è Lui il vivere nel Divin Volere, e parte per parte, non perché abbiamo voluto perdere del tempo, dice, basta dirlo una volta, ma perché Gesù stesso dice, figlia mia, fonditi in me parte per parte, a che tu ti convinca che non sei più che vivi, ma sono io che vivo in te. Il tuo intelletto, la tua memoria, la tua volontà, le tre potenze dell'anima, i tuoi sensi, il muovere delle tue mani, i tuoi passi, ogni particella dell'essere tuo, i tuoi organi interni, ogni pulsare dei nostri organi interni, chiedano il regno, siano uniti all'umanità di Gesù. Nulla sia lasciato al caso, sia lasciato senza uno scopo. Abbiamo visto lo scopo qual è? Che venga la Divina Volontà a regnare, e lo vogliamo con questa stessa Divina Volontà. Dice Gesù, Luisa, da ogni piccola particella dell'essere tuo esigo la mia gloria. Pertanto benvenga quel tempo che noi passiamo all'inizio della giornata con questo nostro atto preventivo, che previene, che anticipa, che copre tutto. Dice, io mi metto al sicuro. Ancora devo infilare il piede nella ciabatta, oppure mi è sfuggito, sto già preparando il caffè, eppure Gesù, guarda. Che senso ha questa giornata? Soltanto in te, per te. In te mi muovo, in te vivo. Cosa voglio? Il tuo regno. Gesù, vieni ad operare in me, nella mente, nella memoria, nella volontà, nei sensi. Questo sguardo sia il tuo, l'udito sia il tuo. E che faceva Gesù nella sua umanità? 3 atti fondamentali, proprio per rendere le cose schematiche. Atto di Gesù, uno e trino. Innanzitutto, gloria al Padre. Ogni atto di Gesù è rivolto a glorificare il Padre. Ti rendo grazie, Padre. A te onore e gloria, Padre. Lui è il capostipite di tutta la famiglia umana, per Lui tutto è stato creato, e io per tutti, in nome di tutti, Padre, ti rendo grazie, ti rendo gloria, ti rendo onore. Abbiamo detto un paio di mesi fa che cosa vuol dire gloria. Gloria, negli scritti di Luisa, è compimento della volontà di Dio. Onore è dare a Dio la possibilità di comunicare se stesso. Allora, questa è la prima, non diciamo intenzione, è la prima volontà di Gesù in ogni suo atto. La seconda, si guarda intorno e dice, guarda questi poveri miei fratelli, come sono ridotti a causa del peccato. Dobbiamo rimediare, mi offro io a pagare per loro, mi offro io a riparare per loro, a rimediare per loro. Allora ti impetro, Padre, grazie di misericordia, di perdono, di conversione, di metanoia, di redenzione, di salvezza per tutti. Il primo atto, gloria al Padre. Secondo atto,
per orare la causa dei suoi fratelli. Questo è quello che facciamo noi insieme con Gesù. E il terzo atto qual è? Il compimento di tutto. Che tutto serva affinché la tua divina volontà venga a regnare in loro come regna in me. Allora, nel momento in cui noi facciamo il nostro atto preventivo al mattino e ci fondiamo parte per parte in Gesù, diciamo, vedi, allora Gesù, non mio questo sguardo, ma tuo. Allora Gesù lo prende come vuole, per dare gloria al Padre, per impetrare misericordia, per riparare, per chiedere il regno della divina volontà. Abbiamo visto qual è la gamma molteplice di atti che possiamo fare. Ecco, quindi questo fonderci nell'umanità di Gesù ci sigilla in Lui e possiamo dire, nella misura in cui sappiamo cosa succede, nella misura in cui sappiamo che Dio lo vuole, nella misura in cui crediamo che io lo posso, che noi lo possiamo ricevere, nella misura in cui noi lo vogliamo, non sono io più che vivo, ma Cristo vive in me. Tramite la sua grazia? No, tramite, non solo, tramite la sua volontà operante, di modo che questi atti non sono più umani, cioè sono umani perché compiuti in una umanità, ma sono atti divini in virtù di cosa? Della volontà divina operante nella creatura. Niente meno di questo. Quindi l'importanza di questo atto preventivo. Poi, non so voi, ma durante la giornata cominciano a sfuggire gli atti. Dice Gesù, l'atto preventivo è quando al sorgere del giorno l'anima decide e conferma. Non dice una schiera di preghiere che l'anima deve dire. Queste preghiere, questi atti, questo sminuzzare serve a noi per farci capire cosa stiamo facendo. Ma l'importante è che l'anima decide e confermi che vuole vivere e operare sempre, solo e soltanto in questa giornata, non domani, oggi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. L'anima non lo fa una volta per tutte, l'anima lo fa istante per istante, giorno per giorno. Nella divina volontà non capitalizziamo niente, non abbiamo il grano nei silos. Ci abbiamo una divina volontà che istante per istante dice a Luisa, io non voglio niente, dammi tu quello che mi serve momento per momento, somministrami tu l'atto che mi serve. E quest'atto ce lo somministra lo Spirito Santo. È per Lui che possiamo comprendere, è per Lui che possiamo dire Gesù Cristo nostra vita, Figlio di Dio, è per Lui che possiamo dire Abba Padre, questa è l'opera dello Spirito Santo. Si potrebbe dire il grande innominato negli scritti, ma proprio perché è Lui che opera. Questi scritti sono lo Spirito Santo in opera, sono l'opera Sua. Dove Lui si mette in mostra e dà sfoggio di tutto il Suo amore. Allora dicevamo, comincia a sfuggire qualcosina. Il primo squillo del telefono, oppure la fretta, oppure l'autobus, oppure... Quanti doveri abbiamo? Viviamo una vita con tanti obblighi, con tante circostanze esterne, ciascuno nel proprio posto. Il fiore fa il fiore, il sole fa il sole, la pietra fa la pietra. E ogni cosa creata dice, ma qual è il Dio che ti ha creato? È lo stesso, allora tutti diamo nella stessa misura gloria a Dio. L'importante è che rimaniamo nel nostro posto. Allora, quale che sia il nostro ufficio? Attivo, contemplativo, professionale, disoccupato, quale che siano le caratteristiche della nostra vita esterna, che siamo nella sofferenza, che siamo in una gioia inspiegabile, tutto è volontà di Dio. L'importante è che restiamo nel nostro posto, questa è la garanzia che siamo luce e supporto per tutti gli altri uffici. Se volessi fare quello che fa Salvatore, causerei un cataclisma, perché uscirei dall'orbita della divina volontà per me, io stellina, e voglio interferire nell'orbita di un'altra creatura, per mettermi a fare il suo ufficio. Cataclisma. Cosa succederebbe nell'universo se una stella volesse fare la traiettoria di un'altra? Crollerebbe tutto, tutte le leggi della natura, si ribellerebbero.
Però nella misura in cui io sto al mio posto e faccio il poco e il nulla esterno, allora in quel momento io sono sicura che sto partecipando e contribuendo anche agli atti di tutti gli altri. E non solo, sono supporto e luce per gli atti di tutti gli altri. Com'è bello. Stare nascosti e fare tutto. Nessuno ti vede, ma il cielo guarda e sa, e ti vede in ogni atto. E dice, ma questa figlia mia adesso l'ho vista lì. E sta pure, sta nel sole, sta nella luna, sta nelle stelle. Sta nell'Immacolato Concepimento di Maria, sta nell'atto della mia incarnazione. Sta nella celebrazione della Santa Messa, sta nell'atto della istituzione dell'Eucaristia. Dovunque, dov'è sta figlia mia? Gira dappertutto, dovunque è la mia volontà, lei è presente. Ecco, nel corso della giornata continuiamo a chiedere, se ci sembra infantile, allora chiamiamo pure Dio infantile. Chiamare la divina volontà in tutti i nostri atti. Ecco, l'attenzione non è mai troppa. E allora continuiamo a fare questi atti attuali, perché Gesù dice sì, l'atto preventivo ti mette al sicuro, però poi nel corso della giornata che cosa succede? La stima propria, la debolezza, la vanagloria, l'umana volontà, la povera natura umana, i difettucci, sono come delle nubi che coprono il sole che era sorto nell'anima. Allora che cosa abbiamo a disposizione? Un altro atto, un'altra serie di atti, l'atto attuale. L'atto attuale è quello che facciamo in ogni istante, che va a confermare il preventivo, lo va ad espandere e funge come un vento meraviglioso. Ci sono nuvole fugate immediatamente e fa sorgere altri soli, uno più bello dell'altro, ancora più splendenti, in cui si forma la mia vita. Entrambi, figlia mia, sono necessari. L'atto preventivo pone la base, dà la mano alla creatura. L'atto attuale conferma, cioè gli atti attuali, tanti quanti sono gli istanti in cui ci ricordiamo di farlo, l'atto attuale conferma ed espande il piano del preventivo. Allora, questo sempre per restare nella dimensione di rimanere dentro l'umanità di Gesù, è di convincerci che la nostra vita di per sé è finita, è la vita di Gesù che continua in noi. Allora tutto quello che facciamo, dice Gesù, tutto quello che ci succede, convinciti che non sei tu, sono io. Gesù, mi sento fredda. No, no, no. Basta pensare a come mi sento, come non mi sento, questa introspezione sui nostri feelings. No, 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 no. Allora, ogni circostanza interna e esterna è un'opportunità per dire, Gesù, vedi, tu ti sei sentito così riluttante nel camminare in mezzo ai peccatori, eppure sei andato, ti sei effuso, ti sei dato. Questa riluttanza che provo adesso a fare questa cosa, a dire questa preghiera, ad operare questo ufficio, è la tua, Gesù. Allora, convinciamoci che non siamo noi più a vivere, ma è Gesù che vive in noi. Nella misura in cui noi ci convinciamo e ci crediamo, questo è. E quando cadiamo, subito ci possiamo rialzare, senza dire, ecco, no, subito, immediatamente. Perché? Perché è volontà di Dio. Nella volontà di Dio c'è, subito trovo nella volontà di Dio l'atto della grazia, l'atto del ravvedimento. Dove sta questo atto se non l'ha fatto Gesù? L'ha fatto per tutti. Lui si è sentito, si è fatto peccato pur non essendo peccato. Lui ha sentito la colpa di ogni creatura come sua, pur essendo innocente. Questa pena è incomprensibile a mente umana. Quindi in questa stessa divina volontà, anche se abbiamo fatto la scappatella, immediatamente ritroviamo il ravvedimento, il pentimento. E diciamo, Gesù, vieni tu a sostituire, ti chiedo perdono. Gesù dice, sì, sì, andiamo avanti. Non pensare al passato, non ti guardare indietro, non ti analizzare. E ostende te, sacerdoti, corri al sacerdote per il sacramento della confessione. Come il lebbroso che è stato curato, dice vai, vai, adesso mostrati al sacerdote per ristabilire
la tua armonia con tutta la Santa Chiesa universale. Io ti perdono, ma fatti perdonare nella Santa Chiesa, con il sacramento della Santa Confessione. Allora, detto questo, ecco, abbiamo esaurito il problema della nostra vita quotidiana. Chiamare sempre Gesù, rinnovare quest'atto attuale, e quando dice: oh anima che vivi nel mio volere, per te tutto si compie, tu sei lo scopo della creazione, il compimento della redenzione, l'onore e la gloria di tutte le mie opere, e se tu per debolezza mancassi, io per onore e gloria della mia volontà ti supplirò in tutto. E quindi mea culpa, non c'è, no, no, non ce lo possiamo permettere, basta, finito. Lo volevo leggere un'altra occasione, però lo faccio adesso, dato che forse abbiamo un po' più di tempo, così almeno vale una volta per tutte. Me la passo afflittissima, dice Luisa, per i modi che il mio sempre amabile Gesù tiene con me, ma rassegnata al suo santissimo volere. Se mi lamento con Gesù delle sue privazioni, del suo silenzio, delle mie miserie, lui mi dice, non è tempo di badare a questo. Queste sono bambinate e di anime molto deboli, che badano a se stesse e non a me, che pensano a quello che sentono e non a quello che conviene loro fare. Queste anime mi puzzano d'umano e non mi posso fidare di loro. Da te, anima che vuoi vivere nella mia volontà, non mi aspetto questo. Voglio l'eroismo delle anime che, dimenticandosi di se stesse, badano solo a me e, unite con me, si occupano della salvezza dei miei figli. H24, 7-11. Questo è l'ufficio dell'anima. Allora, se ci viene, quando ci viene, e ci verrà, e mi viene, la tentazione pensare a batterci per le nostre miserie e pensare che non è per noi, che non ce la facciamo, che io non ho letto abbastanza gli scritti, che così e quella, no, basta, bambinate, credi che ti voglio dare questo dono e unisciti a me per operare insieme con me. L'atto più piccolo è reso eterno, onnipotente, non dalla tua capacità ma dalla mia volontà che opera in te. Questo era il volume 11, 8 febbraio 1915. Allora, esauriamo almeno per questi, diciamo, giorni il tema della disposizione dell'anima. E adesso continuiamo con l'altra dimensione in cui Gesù dice: sì, chiama la mia volontà, non ti negherà mai il suo atto, vivi dentro la mia umanità. Ma la mia umanità in sé è piccola in confronto alla divina volontà. Abbiamo letto prima, perché la mia volontà ha per centro la mia umanità e chi vive in essa vive in questo centro, l'abbiamo letto prima in cappella. Immaginiamo che la divina volontà sia un contenitore incommensurabile, infinito, e il centro di questa sfera sia l'umanità di Gesù. A volte Luisa diceva: ma anche la tua umanità mi pare piccina in confronto alla divina volontà. Certo, è il centro. Allora stiamo in questo centro, attaccati a Gesù, e poi Gesù a volte inizierà a fare come faceva con Luisa, deve eclissarsi, altrimenti stiamo attaccati alla veste di Gesù e chi lo lascia, chi lo molla? Allora Gesù si eclissava, era troppa la luce all'interno di questa sfera di luce, si eclissava anche se Luisa era in Gesù, lei non lo vedeva, non lo sentiva più e diceva: privazione, sono priva dell'amato mio. E Gesù doveva farlo per lanciarla a volo, e come dire, doveva dire al bimbo: dai, muovi i primi passi, guarda che cosa c'è nella mia volontà, gira, vai, cammina, vai a scoprire che cosa c'è. Entra nell'atto ad intra della Santissima Trinità, entra in tutti gli atti della creazione, abbiamo fatto quel cenno ieri, no? Quell'excursus. Entra anche in quello che la mia divina volontà ha operato nei profeti, nei patriarchi dell'Antico Testamento, entra in tutti gli atti che la mia divina volontà ha fatto in Maria Santissima, nella creazione dell'uomo.
Anche per fare compagnia, per metterci un ti amo, l'abbiamo visto, no? La serie di atti che possiamo fare. E Luisa trovava sollievo alla pena atroce della privazione di Gesù solo e soltanto girando negli atti della Divina Volontà. Quindi Gesù l'ha proprio incastrata. Lui si eclissava, l'unico modo per Luisa per ritrovarlo era quella di girare negli atti della Divina Volontà, perché è Gesù che concorre, il Verbo concorre a tutti questi atti, insieme col Padre e con lo Spirito. Luisa entra anche nell'ordine della grazia, in tutti gli atti dello Spirito Santo, in ogni sacramento che viene impartito, in ogni messa che viene celebrata. Anzi, non la sente la messa, la celebra, perché è unita in Gesù. Ovviamente il ministro ordinato celebra in persona Cristi, ma che cos'è che istituisce l'Eucaristia? È la volontà di Dio. Se stiamo in questa volontà, partecipiamo a questo atto con Maria Santissima. E allora adesso continuiamo a slanciarci negli atti. Ci facciamo sempre aiutare dalla mamma, perché senza della mamma non si va da nessuna parte. Allora, girare negli atti della Divina Volontà, abbiamo visto questo ipotetico infinito rosario. Per rosario intendiamo una catena di atti, perché il rosario è stato dato per questo scopo da Nostra Madre Santissima ai Domenicani. E tanti libri sono stati scritti su questa devozione, su come evitare la distrazione, su come pregarlo. Adesso comprendiamo che cosa anche il Santo Rosario può dispiegare lo scopo per cui ci è stato donato. Essere una catena per cui noi, che viviamo nello spazio e nel tempo, abbiamo bisogno di atti sequenziali, ci attacchiamo a questi grani uno per uno, passiamo atto dopo atto. E anche il Santo Giovanni Paolo II, illuminato, ha detto, vedete, il Rosario si espande, ci sono anche gli atti luminosi. E ci ha introdotto gli atti luminosi. Ma il rosario, cioè il giro nella Divina Volontà, voglio dire, lo possiamo estendere a tutti gli atti. C'è dalla creazione all'Antico Testamento, gli atti di Maria Santissima. Oggi ci soffermeremo su questa quarta parte, atti di Gesù Verbo incarnato. La sua incarnazione e la sua vita nascosta. Poi c'è anche la sua vita pubblica, la sua passione, morte e risurrezione. In ogni caso, come la sovrana signora vinse il suo creatore ed inanellandolo con le sue catene d'amore lo tirò dal cielo in terra per fargli formare il regno della redenzione, così, periodi lunghissimi di Luisa, ma così la corona dolce e potente del Santo Rosario la farà di nuovo vittoriosa e trionfatrice presso la divinità, Nostra Madre Santissima, di conquistare il regno del Fiat divino per farlo venire in mezzo alle creature. E allora il Santo Rosario diventi per noi lo strumento per girare negli atti. Lo possiamo utilizzare come strumento. Ecco. Mettendoci a volo in questi atti, oggi vogliamo entrare nell'atto più importante, nell'atto primario, che è l'atto della incarnazione del Verbo. Quando festeggiamo l'incarnazione del Verbo, non faccio domandine qui, c'è una domanda che mi pongo io stessa, nella Santa Chiesa c'è la solennità della Annunciazione, giusto 9 mesi prima del Natale, il 25 di marzo. E questa solennità a volte, ecco, non l'abbiamo compresa tanto bene. A volte sembra che celebriamo l'angelo, a volte si pensa all'angelo, a volte sì, celebriamo il Fiat di Maria, ma questo è l'atto in cui Dio squarcia l'eternità ed entra nel tempo. È l'atto primario, la condizione senza della quale nulla esiste. Allora entriamo nell'atto dell'incarnazione del Verbo. Non ne stiamo parlando, non stiamo catechizzando, stiamo entrando in questo atto.
questo atto è depositato, pullulante, vivente nella divina volontà, in virtù della divina volontà che opera in noi, noi possiamo entrare in questo atto che è vita e diventa vita nostra. Quest'atto è atto primo. Ecco, vediamo le caratteristiche della incarnazione del Verbo. Vediamo come questo atto è il primo atto della Divina Volontà, è l'atto centrale e anche l'atto necessario. Ieri nell'omelia abbiamo ascoltato come Gesù è l'alfa e l'omega, lui è l'alfa, è l'inizio, è la fine e tutto quello che c'è nel mezzo. In lui siamo, per lui tutto è stato creato. Lui è il Redentore, ma è anche e soprattutto il divinizzatore, il glorificatore di tutti i nostri atti, delle nostre vite. In lui è contenuta la versione compiuta, perfetta, divinizzata della nostra vita. Allora, atto primo. Nella parte sinistra c'è la scrittura, nella parte destra gli scritti di Luisa. La scrittura parte dal principio, no? Al principio era il Verbo. E il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio, l'aquila Giovanni, l'evangelista che vola come un'aquila. Lui parte dall'atto della Santissima, dal decreto della incarnazione del Verbo. Perché il Verbo si chiama Verbo? Dice, al principio c'era la seconda persona della Santissima Trinità, perché lo chiama Verbo? Perché necessariamente, dice Luisa, Gesù a Luisa, il verbo, verbum, significa manifestazione, comunicazione, unione divina all'umano. Pertanto, per definizione, la seconda persona della Santissima Trinità, verbo, è uno che comunica, che manifesta Dio al creato. E quindi è il primo atto. Nei Colossesi leggiamo, egli, San Paolo dice, egli parla di Gesù. È l'immagine del Dio invisibile, chiaro, Gesù Cristo è la rivelazione del Padre. Generato prima di ogni creatura, egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in Lui. Quindi l'atto della incarnazione del Verbo è, assieme all'atto della generazione del Verbo, atto primo. Il Verbo è generato nella Santissima Trinità ed è l'atto ad intra della Santissima Trinità e questo Verbo si incarna, questo Verbo generato e decretato si incarna per poter formare l'immagine della Santissima Trinità fuori di se stessa, così che Dio possa ricevere Dio dal suo creato e questo lo fa tramite il suo Verbo che si incarna. Per questo possiamo capire come insieme al decreto eterno dell'incarnazione del Verbo, primo atto e atto primo è dove si incarna, il concepimento di Maria Santissima. Lei è uno con l'anello, questo anello di congiunzione tra l'umano e il divino è Gesù, ma Nostra Madre Santissima è uno in questo atto, in questo anello di congiunzione. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in Lui. Poi leggiamo anche negli scritti, il primo anello che congiunse il vero vivere nel mio volere fu la mia umanità. Il vivere nel divin volere è in Gesù, è il primo anello di congiunzione tra l'umano, tra il divino e l'umano. È in Lui che si compie tutta la creazione. Adesso Gesù vuole che si compia anche in noi, vuole che ci andiamo a prendere dentro di Lui tutti gli atti che in Lui sono depositati. Tu devi sapere che la mia divina volontà ebbe il suo atto primo nel concepimento di me, Verbo Eterno. Allora questa incarnazione del Verbo diventa per noi l'atto primo della nostra vita. È l'atto primario, il primo atto. Se ci fondiamo nell'umanità di Gesù è proprio perché in Lui troviamo tutti i nostri atti, è Lui che è il primogenito di tutta la creazione, è per Lui che siamo creati e in Lui troviamo tutti i nostri atti.
anche se nel corso della storia e del tempo questo atto primo nella Divina Volontà si è manifestato nel tempo ad un certo punto della storia, però nella volontà divina in cui tutto è contenuto è l'atto primo, atto primario, atto senza il quale non. Ecco, è bello vedere come nell'architettura sublime degli scritti di Luisa, anche Gesù con Luisa comincia dal principio. Come cominciano gli scritti di Luisa? Dopo le sue preghiere, aiutami San Giuseppe, ci ho avuto l'obbedienza di scrivere, come devo fare? La mia riluttanza, sono come montagne insormontabili, ma fiat, io ho la prima elementare, non so scrivere, va bene, lo faccio. E poi dice, incomincio, il principio abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni, in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, il principio della Genesi, al principio, quando Dio creò il cielo e la terra, lo Spirito aleggiava sulle acque. Il principio negli scritti di Luisa, con una novena del Santo Natale, circa l'età di 17 anni, mi preparai alla festa del Santo Natale, praticando diversi atti di virtù e mortificazione, specialmente onorando i 9 mesi che Gesù stette nel seno materno, con 9 ore di meditazione al giorno, appartenenti sempre al mistero della incarnazione. È così che comincia Luisa. La Gerusalemme celeste, che è questa struttura sapientissima, perfetta, della dottrina celeste del regno della Divina Volontà, ha le sue fondamenta sulla incarnazione del Verbo, il principio. Per questo anche noi dobbiamo avere una riverenza, una riverenza assoluta nel maneggiare gli scritti di Luisa. Ah, questo l'ho preso dal 12, questo dal 36. Attenzione! È un cammino lunghissimo, è un cammino che va da principio a principio, è una pedagogia divina che ha una sapienza imperscrutabile. Pare che Gesù negli scritti parli di qualcosa, poi il passo dopo c'è un altro. Allora lui mette il seme di una verità, poi parla di qualcos'altro, poi dà un'altra lezione, poi, quando il tempo è opportuno, riprende quella verità. E lui addirittura dice, ecco, i primi 10 volumi sono lo specchio divino, qualcuno mi diceva. Nel volume 7 dice, ecco, con questi primi volumi, questo lo dice nel volume 7, non fa schematizzazioni, ma più o meno lo possiamo dire noi. Ecco, presenta la perfezione delle virtù cristiane, con le virtù che sono degli attributi viventi dell'umanità di Gesù. La signora obbedienza, Luisa parla con l'umiltà, con l'obbedienza, con tutte quante le virtù, con la carità. Ecco, il volume 10 si conclude con adesso voglio la tua consumazione in me, la consumazione del tuo essere in me. E, ok, Luisa è completamente consumata. Luisa ha dato la sua vita ed è pronta a soffrire qualsiasi cosa Gesù voglia per i suoi fratelli. Inizia il volume 11 con il buongiorno e l'addio a Gesù sacramentato, ma poi che cosa succede? Gesù comincia a cambiare le carte in tavola e dice ma com'è possibile? Tu mi hai fatto amare il patire, la croce, tanto che io potevo stare senza di te, ma senza della croce non ci potevo stare. Adesso tutto sparito, mi trovo qua nel letto, nel mio stato, senza neanche trovarmi nel mio solito stato di Luisa, era lo stato in cui il suo spirito era, ecco, fuori dal suo corpo e lì soffriva. Spiritualmente, misticamente, poi quando rientrava con la benedizione del sacerdote, queste pene dello spirito si comunicavano anche al corpo e lì soffriva crocifissioni, flagellazioni, ecco, beveva al calice amaro di Gesù. Quante volte Gesù e Luisa parla di questo calice stomachevole. Che lei è pronta a bere, dice non ce la faccio, dice poi ma vabbè per te me lo bevo. A un certo punto si trova, dice ma tutto è sparito, sto qua nel letto e la mente mi dice sbrigati, che fai? Scendi alla chiesa, che fai? Stai a perdere tempo.
Allora Gesù dice, ecco, le manifesta pian piano la sua missione. E dice, tu resta nell'obbedienza, non importa quello che tu, per questo gli ha messo la Santa Chiesa ad assisterla tramite il sacerdote, che è il custode, il depositario e l'assistente. Non tanto il direttore, il custode, il depositario e l'assistente. Così come mise San Giovanni accanto a Maria Santissima. Ha messo, e se ne sono avvicendati 5 nel corso della vita di Luisa, ordinari, più uno straordinario, Sant'Annibale, che faceva la spoletta tra Oria, Messina, Roma, Corato. Sempre il sacerdote, la presenza della Santa Chiesa. E soltanto al comando del sacerdote, della divina volontà nel sacerdote, la mattina andava il sacerdote da Luisa, che si trovava in questo strato di quasi rigor mortis, Luisa, per il Dio Santo, potente e eterno, svegliati. E lei ritornava in se stessa e doveva offrire questa estrema mortificazione, e dice, ma Gesù, ste cose mie non potevano restare tra me e te. Ecco, caratteristica dell'anima mistica, dell'anima che vive nella divina volontà, che vuole vivere nella divina volontà, la modestia spirituale, il nascondimento. Non le trombe, Gesù mi ha detto questo, lo pubblico domani su internet. Ecco, per lei aveva questa mortificazione, dice, ma non poteva restare tutto tra me e te, Gesù. Dice, no, perché è depositato nella Santa Chiesa, non è solo per te, tu sei la capostipite di un regno. A volte Gesù dice, quante crocifissioni vuoi, tutte le pene che vuoi, ma toglimi questa cosa qua, che tu lo sai che cosa voglio dire. E qual è questa cosa? Toglimi il fatto che deve venire il sacerdote. No. Gesù non l'ha mai concesso. Perché Luisa è figlia della Chiesa. E ci vuole sempre la presenza della Santa Chiesa a testimoniare, a ricevere questo tesoro. Infatti il tesoro è custodito nella Chiesa, dicevamo a colazione, gli scritti prima che venissero fuori, proprio tramite questa circostanza che ha utilizzato Gesù della cosiddetta condanna, però proprio per la gloria sua ha fatto in modo che gli scritti originali stessero per anni ed anni dove conservati sotto la tomba di Pietro, negli archivi del Vaticano. Allora, tutto serve a gloria di Dio. Pertanto Luisa comincia dal principio, e questo è l'atto primo. Anche la Chiesa ci porta in quest'atto primo, ogni giorno, quando recitiamo l'Angelus, a mezzogiorno, ecco, noi pensiamo, cioè, adesso è l'ora dell'Angelus. Adesso con questa conoscenza, con questa consapevolezza, dice, ma vedi, che grande opportunità, grazie Madre Chiesa che mi chiami ad entrare nell'atto primo della Divina Volontà d'extra. L'Angelo del Signore... Maria, and she conceived by the power of the Holy Spirit. E verbum caro, il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Entriamo nell'atto della incarnazione del verbo. Dice Luisa quando scrivono le lettere, ma la Chiesa, anche se non lo dice a parole, già fa tutto. Dice, ma il regno della Divina Volontà sarà un Federico Abresch, sarà questo trionfo del Sacro Cuore di Gesù, dice, la Chiesa, anche se adesso, per farci comprendere, Gesù si è manifestato il cuore, perché noi identifichiamo il cuore con l'amore, la misericordia, il bene, se parlava di volontà non avremmo capito, ecco, così come pure non è certo parlato della sua incarnazione, della Santissima Eucaristia ad Abramo. Allora, tutto nei tempi, e dice, povero cuore, il cuore, se non avesse una volontà, che farebbe? Il cuore è un muscolo, però il cuore ama, perché la volontà è, l'amore è un atto di volontà, per cui certo il trionfo, il regno della Divina Volontà è il trionfo del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, è il compimento di tutte le devozioni. Solo che nel corso dei secoli, nel corso degli anni, pian piano ci è stato sminuzzato, ci è stato dato con questo linguaggio che potevamo comprendere. Adesso Gesù lo dispiega. Il primo anello che congiunse il vero vivere nel mio volere fu la mia umanità immedesimata
con la mia divinità, nuotava nel volere eterno e andava rintracciando tutti gli atti delle creature per farli suoi, per dare al Padre da parte delle creature una gloria divina e portare a tutti gli atti delle creature il valore, l'amore, il bacio del volere eterno. E quindi questo è l'atto primo della Divina Volontà, l'incarnazione del Verbo. Cronologicamente non è il primo atto nello svolgimento della storia, ma è atto primo, è il primo atto. Non solo è un atto primo, ma è anche un atto centrale. Sta all'inizio, Gesù è l'Alfa, ma sta anche nel mezzo, perché il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, nel mezzo dei secoli, nel mezzo delle generazioni, nel mezzo del mappamondo, nel mezzo della storia, nel mezzo della nostra vita. E quindi lui è l'Alfa e tutto quello che procede, Alfa, Beta, Gamma, Lambda, eccetera, per chi conosce l'alfabeto greco, e tutte le lettere tra l'Alfa e l'Omega. E gli scritti di Luisa fanno eco a questo, perché Gesù, l'umanità di nostro Signore, fu vincolo di tempi, rimedio e modello. È venuto nei tempi, in mezzo ai tempi, per vincolarli tutti, per legarli tutti in un solo punto. In Lui la storia si compie, è Lui che riconcilia e riconduce tutto a sé ed in sé. Ha scelto di venire proprio nel mezzo, in un paesino sperduto, in una certa data, perché il Verbo ha preso carne e con la carne ha preso la storia, il tempo, lo spazio. Quindi l'incarnazione del Verbo è atto primo e atto centrale. Così si trovava in me la volontà divina, come centro nella sfera della mia umanità. L'abbiamo letto stamattina in una citazione con le nostre preghiere. E dalla mia sfera partiva la luce a tutti e dovunque. Quindi il centro è il Verbo incarnato. Ecco, questo è atto primo, primo atto, l'incarnazione. Per questo, perché stiamo entrando in queste verità? Per comprendere, per abbracciare, per internalizzare questa verità e per comprendere come è assolutamente necessario per noi entrare in questo atto. Infatti questo è un atto primo, è un atto centrale e anche un atto assolutamente necessario. Tant'è vero che tutte le cose sono state create, San Paolo nei Colossesi, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Cioè, senza l'incarnazione del Verbo, sebbene Gesù sia incarnato in un tempo al centro, nel mezzo della storia, ma non c'era ragione di creare nulla. In vista di Lui e per Lui tutto è stato creato. Quindi è un atto necessario. Poi c'è un'espressione che recitiamo almeno di domenica nel Credo Niceno, quando dicevamo per noi e per la nostra salvezza discese dal cielo. Mi viene a pensare, ma perché per noi e per la nostra salvezza? Per la nostra salvezza ho capito, la redenzione, ma senza peccato originale? Per noi. Cioè, il Verbo si incarna e senza la sua incarnazione non soltanto noi non siamo redenti, noi non siamo. La Chiesa conosce, vediamo il Cristo crocifisso, il primo impatto con Gesù, il Gesù Redentore, ma ben poco sappiamo del Cristo glorificatore, divinizzatore. Tant'è vero che se anche il peccato non fosse stato commesso, il peccato originale, comunque doveva incarnarsi. A volte noi magari possiamo interpretare in modo incompleto la espressione felice colpa, che dice felice colpa sì perché per la colpa è venuto, si è incarnato, no, per la colpa è venuto a redimerci, per la colpa ha utilizzato il dolore, la passione. Dio
ha manifestato se stesso in una maniera ancora più folle, con il suo amore penante. Felice colpa, addirittura. Un Dio che dice... noi diciamo felice colpa perché questa colpa ha dato l'opportunità a un Dio di manifestarsi non soltanto con l'amore celebrante di tutta la creazione, festoso, ma con un amore penante. Quando veramente dice questa persona mi ama, sì, mi ha regalato una torta, ma se questa persona soffre per me, altro che torta. Se il Verbo, no, questo volume 25, se il Verbo non prendesse carne, e Gesù non parla al passato, non avesse preso carne, no, tutto è depositato nella Divina Volontà, se il Verbo non prendesse carne, non c'era via di mezzo come poter unire Dio e l'uomo. Quindi non c'era via di mezzo non soltanto per redimere, ma per unire l'uomo e Dio. Adamo non avrebbe avuto la possibilità, Adamo innocente, di compiere nessun atto. Non sarebbe neanche stato creato, non avrebbe potuto vivere nella Divina Volontà, perché anche gli atti di Adamo innocenti stanno fatti in Cristo Gesù. È con Lui che passeggiava al fresco della sera. Dal Verbo incarnato conosceva la missione di glorificatore, di divinizzatore. Di Lui non conosceva la missione di Redentore, ovviamente. Però Dio aveva già il piano B, aveva pronta questa missione. Cioè, perché Adamo non lo conosceva? Perché altrimenti avrebbe potuto dire, ah vedi, magari mi rilasso un pochino, tanto lui supplisce a tutto. Oppure, secondo me è una ragione ancora più bella, Adamo così puro, così innocente, così bello, al solo vedere... un flash del Verbo umanato, del suo Dio con cui passeggiava, coperto di obbrobrio, di pene, cosa a lui completamente sconosciuta, la sofferenza, il dolore. Pensiamo ad Adamo innocente, si sarebbe spaventato, non avrebbe potuto comprendere, poverino. Adamo innocente non conosceva, non aveva giustamente bisogno di conoscere il Dio Redentore, ma conosceva il Dio incarnato glorificatore. Infatti prendeva i suoi atti dalla matrice degli atti che stavano fatti nel Verbo incarnato. Adamo è stato fatto ad immagine e somiglianza del Verbo incarnato, perché l'anima è a somiglianza dello spirito, diciamo di Dio, l'intelletto, la memoria e la volontà. Ma il corpo di Adamo ad immagine e somiglianza di chi? Del corpo di Gesù. È bello, non è tanto, diciamo, forse perché magari, ecco, non è scontato, diciamo, con queste verità, tutto adesso ci sembra così lampante, così ovvio, così semplice, perché Dio opera in un modo così cristallino, non trae in inganno, non dice adesso vediamo se capite questa cosa, adesso vediamo se tu teologo riesci a comprendere che cosa avrei fatto se il peccato originale non si può, no, il modo di operare di Dio è semplice, è cristallino, è palese, e in virtù di queste verità ne vediamo tutta la necessità. Come facciamo noi a vivere nella Divina Volontà se il Verbo non si incarna? Se il Verbo non si incarna, non soltanto noi non siamo salvati, ma noi non siamo. Questo per farci comprendere l'importanza di questo atto, la primarietà, la centralità e la necessità di questo atto. Espando quello che è citato nell'ultima riga in basso a destra del volume 25. Oddio, sono già le 10. Se Adamo non avesse peccato, l'Eterno Verbo, che è la stessa volontà del Padre Celeste, doveva venire sulla terra glorioso, trionfante e dominatore, accompagnato visibilmente dal suo esercito evangelico, che tutti dovevano vedere. La scena sarebbe stata diversa, non ci sarebbe stato il vincolo del tempo, dello spazio. E con lo splendore della sua gloria doveva affascinare tutti e attirare tutti a sé con la sua bellezza.
un verbo che si incarna in Maria. Coronato da re e con lo scettro del comando, per essere re e capo dell'umana famiglia, in modo da dare a noi l'onore di poter dire: teniamo un re, uomo e Dio. Wow. Teniamo un re, uomo e Dio. Dov'è il peccato? Teniamo un re, uomo e Dio. Senti, mia piccola neonata della mia divina volontà, se l'uomo non avesse peccato, se non si fosse sottratto alla mia divina volontà, io sarei venuto sulla terra, ma sai come? Non piangente, sudando, penando, circonciso, quante cose si è dovuto assoggettare, già dalla prima sua nascita. Pieno di maestà, come quando risuscitai da morte, che sebbene avessi la mia umanità simile all'uomo, unita all'Eterno Verbo, ma con quale diversità la mia umanità risuscitata era glorificata, vestita di luce, non soggetta né a patire né a morire. Ero il divino trionfatore. Allora, il vivere nella divina volontà è proprio passare per il Mar Rosso delle piaghe di Gesù, perché senza la redenzione, è quello il primo contatto, no? Se non siamo purificati, se non siamo salvati, se non accettiamo la redenzione, se non ci inginocchiamo di fronte al Cristo crocifisso, come possiamo entrare in Lui? Il Mar Rosso nella storia, diciamo, degli ebrei, che è una storia storica, sono eventi storici, ma non sono altro che atti della divina volontà che, non mi piace, simbolizzano, prefigurano, no, non sono belli questi termini, me ne manca uno, attualizzano nella storia, con l'immagine del popolo, quello che fa il Verbo. Allora, Israel, che vuol dire lotta con Dio, è l'umana volontà. Israele, il popolo di Israele, sono io, sei tu. Israele è l'umana volontà. Israele alla fine si arrenderà, riceverà, come dicevamo ieri con Salvatore Tiziano, riceverà, avendo dato il Redentore a Roma, sarà ricambiata del favore e da Roma riceverà il regno della divina volontà. Allora Israele lotta con Dio, l'umana volontà, io, tu, il popolo di Israele, se vuoi, nella storia. Passa per il Mar Rosso, deve passare necessariamente per la redenzione, per le piaghe, per il sangue, per la passione di Cristo, per entrare dove? Nella terra promessa. La terra promessa è la divinità di Gesù all'interno della sua umanità, Mar Rosso di sangue. E in questa sua divinità, in cui opera la sua divina volontà, che cosa troviamo? Fiumi di latte e miele. Non mi risulta che in Palestina e in Giudea ci siano questi tipi di corsi d'acqua. Anche, non so, dice l'ufficiale, dice: non ci sono questi, che io devo andarmi a bagnare nel Giordano, non c'erano questi fiori, questi fiumi anche a Damasco? Dice: ma vai, fai quello che ti dice il profeta. Cioè, la volontà di Dio ci chiede cose semplici per fare prodigi grandi. I fiumi di latte e miele non sono effettivo latte e miele nel Giordano, ma sono che cosa? Dice Gesù: il miele è la dolcezza della mia umanità, il latte è la pace della mia umanità, lui è il principe della pace. E allora, attraverso il Mar Rosso, che vuol dire ricevere prima e necessariamente i frutti della redenzione, che per prima Gesù ha dovuto manifestare, ricevuti i frutti della redenzione, io non so se li ho ricevuti appieno i frutti della redenzione, li devo ricevere costantemente. Quanto mi avvalgo, quanto utilizzo tutto ciò che il Signore ha depositato nella Santa Chiesa tramite i sacramenti, quanto ricevo il frutto dei sacramenti, ecco, ricevendo. Quanti popoli ci sono ancora nel mondo in cui bisogna ancora evangelizzare, il Cristo non è ancora conosciuto. E quindi la redenzione deve ancora portare i primi frutti. Ecco, però Gesù si porta avanti con Luisa, come leggevamo ieri, ci diceva ieri il padre nell'omelia,
Lascia da parte la terra, fagli fare le loro guerre, e te dobbiamo preparare una cosa importante, gliela facciamo trovare pronta. E se la prenderanno? A via di giustizia, ma meglio a via d'amore. Allora, atto primo, atto centrale, atto necessario. Ecco quindi, in questo nostro rosario immaginario abbiamo preso in prestito il primo grano, perché faremo 10 atti oggi insieme. E ci facciamo aiutare dalla mamma e dice: mamma, ci abbiamo poco tempo, dice così, in 4 meditazioni ci sminuzziamo 10 atti della vita nascosta di Gesù e della sua incarnazione. Il primo qual è? Il primo è l'incarnazione del Verbo, però questo grano è forte, potente, è il primo, è il centrale, è il necessario, si fionda al centro, perché da lui dipendono tutti gli altri. Da lui dipende da quest'atto dipende la creazione, da quest'atto dipende la creazione del verbo, dell'uomo, chiedo scusa, da quest'atto dipende tutti i prodigi che la Divina Volontà ha fatto in Maria Santissima, da quest'atto dipende tutto, è atto primo, centrale e necessario. Io sono l'Alfa e l'Omega. Al principio era il verbo si fece carne, tutte le cose sono state create per lui e in vista di lui. Abbiamo anche detto come questo atto era necessario anche per Adamo, no? Era necessario per Adamo. Dice Gesù, per esempio, in Adamo, figlia mia, Adamo, nello stato della sua innocenza, possedendo la vita della mia divina volontà, possedeva la virtù, la vita universale. Perciò nel suo amore, negli atti suoi, io trovavo accentrato l'amore di tutto e di tutti. Lui era il capo della famiglia umana. E tutti gli atti erano unificati tutti insieme. Virgola, neppure il mio operato era escluso dal suo. C'erano anche gli atti del Verbo incarnato. Quindi io trovavo tutto nell'operato di Adamo, trovavo tutte le tinte di bellezze, pienezza d'amore, maestria inarrivabile e ammirabile. E poi tutto e tutti. Che bello nostro padre Adamo, qui dovremmo aprire un'altra tangente alla. Che bello il nostro padre Adamo, nostro padre bello, santo, fresco, gioioso, con questo corpo da corazziere e questo volto d'angelo. Che bello, nell'affresco di ieri Tiziano ci dilettava con la sua meditazione su come anche l'arte è ispirata da Dio e quindi nel giudizio universale, quando vediamo quell'affresco della creazione dell'uomo, con il dito del padre che incontra il dito di Adamo, quello sguardo da bambino. Quel corpo perfetto, Adamo bello, fresco, santo, dolce, caro padre Adamo, del tutto simile a Gesù, del tutto simile a Gesù. Allora, poi sappiamo tra l'altro che Adamo negli scritti di Luisa si fa presente, non viene a mancare, è lui che a fugare ogni tentazione, non dico tentazione, ma ogni, diciamo, possibile dubbio che egli non sia figura storica, egli viene a parlare a Luisa e dice: finalmente, figlia mia, finalmente, il nostro padre, il nostro Dio, ottobre 26, 1926, volume 20, finalmente, figlia mia, il nostro Dio e padre ha chiamato a vita la creatura che doveva continuare lì da dove io, ahimè, lasciai. Che bello, mi sento ridare tutta la gloria che io negai a me stesso e a Dio per aver compiuto, alas, la mia umana volontà. Sappiamo anche dagli scritti che Adamo un peccato fece e poi non peccò più. Pianse tanto, povero Adamo. Pianse anche per il peccato di suo figlio, perché lui peccò contro Dio e poi
suo figlio peccò contro il prossimo, quindi si è compiuta l'architettura del peccato. Pianse e non peccò più. Visse, non so, 900 anni, quanto già. In questo non è importante addentrarci su quanto visse il padre Adamo. Però la sua vita lunga è una vita che nel primo stato di innocenza era una vita in cui lui era completamente preso, era completamente estasiato, viveva nella conoscenza perfetta, non nella fede, non nei comandi, tranne quello della prova, non nell'sforzo, nell'esercizio delle virtù, ma viveva nella comunicazione continua dell'atto di Dio e si vedeva inondato, tartassato da canali di amore, di grazia. Voleva mangiare una pesca, poverino, la pesca era buona, però riceveva tonnellate di amore, di grazia, di conoscenza, di dolcezza che la divina volontà tiene depositato in quel frutto. E così per ogni cosa creata. Bello, santo, dolce Adamo innocente, quanto ci ama e quanto è contento. Grazie figli miei, grazie che accettate questo dono, cosicché possiamo ritornare a quello stato e anch'io posso dare quella gloria a Dio che, ahimè, ho interrotto con questo mio peccato da allocco. Perché? Perché distolse lo sguardo da Dio. Dice, perché Adamo peccò? Perché volle dimenticarsi che io lo amavo. Volle dimenticarsi che io lo amavo. Allora, quali sono le potenze che concorrono a questo peccato? Dimenticarsi, la memoria, però volontariamente. Volle, la volontà, che io lo amavo, lo vedeva con l'intelletto, non aveva bisogno di fede. Che Dio lo amasse, lo comprendeva, lo vedeva. Quindi l'intelletto e la memoria e la volontà concorrono a questo peccato. E poi lui cosa fece? Ah, ascoltò le parole di Eva. Adamo! Quindi ascoltò. Anziché dire, no, un momento. E poi distolse lo sguardo da Dio e quindi guardò il frutto, quindi l'udito, la vista e il gusto e lo assaggiò e gli piacque. Quindi le tre potenze dell'anima e tutti i sensi sono ingaggiati nel peccato. Dove finisce l'amore, volle dimenticarsi che io lo amavo, inizia il peccato. Se si fosse ricordato che io lo amavo, se fosse stato più, avrebbe compiuto il primo atto eroico, sarebbe uscito vittorioso dalla prova e avrebbe detto alla sua più che sposa, compagna, discepola, bimba, Eva, che si stava formando, perché il peccato originale non è il peccato di Adamo ed Eva, il peccato originale è il peccato di Adamo. Seppure Eva avesse peccato e Adamo l'avesse corretta, il dono della divina volontà sarebbe rimasto integro in lui, che è il capostipite della famiglia umana, e quindi avrebbe potuto trasmetterlo ad Eva e a tutta la progenie. Amor mio, sinché anche le mie lacrime hai versato, e anche le lacrime di Adamo. Ciò che non potette ricevere Adamo con le sue lacrime, ad onta che passarono dai miei occhi, lo puoi ricevere tu, Luisa. Dopo il peccato, il nostro padre Adamo ne perdette il possesso del mio volere, e ad onta che pianse la sua colpa e non peccò più, potette fare la mia volontà, ma non possederla. Era uscito fuori, però i suoi atti rimasero dentro. Gli atti di Adamo restarono dentro, questo è il pegno. Per questo Dio non esita a promettere il Redentore, era compromesso. La prima vita di Adamo innocente ha atti fatti nella divina volontà, sono di proprietà della divina volontà. Adamo è uscito, ma i suoi atti restano dentro, e questi atti dicono... Ritorna, fammi rientrare, venga il tuo regno. E lui subito promette il Redentore. Non poteva possederla perché mancava il divino offeso che doveva formare di nuovo il nuovo innesto divino tra la creatura e il creatore, per fare varcare di nuovo le soglie dei possedimenti
dell'eterno volere. E non abbiamo potuto fare a meno di andare a entrare anche negli atti del nostro carissimo padre Adamo, perché lo dobbiamo fare spesso. Allora, se pensiamo ad Adamo oggi, senza queste conoscenze, dice: ah, perché porto gli occhiali? Perché c'ho il mal di schiena? Perché devo morire? Perché sono stanca? Colpa di Adamo. Colpa di Adamo. Ecco. E invece dobbiamo vedere Adamo in un altro modo. Adamo bello, Adamo santo. Addirittura Gesù dice: i santi in cielo guardano come un match del Roland Garros. Destra-sinistra, destra-sinistra. Da una parte vedono gli atti di Adamo innocente, dice: guarda, guarda in che stato bellissimo è stata creata la creatura, con quale dignità, creatura, se sapessi quanto è bella la tua anima, di quante qualità divina è arricchita, come sei un piccolo Dio, siete dei figli del Dio vivente, recita il Salmo, sei un piccolo Dio che possiede tutto e racchiude tutto in sé, non macchieresti la tua anima con la minima macchia. E quindi i beati vedono la grandezza, la perfezione e l'amore tripudiante di questa volontà divina nella creazione dell'uomo. Poi guardano in là, ma il compimento è in Maria Santissima. In lei vedono la volontà divina intatta, intatta e compiuta, da concepimento ad assunzione ed oltre. E Maria Santissima che continua a svolgere il suo compito di regina, madre e regina. In ogni nostro atto lei ha il diritto di regina, la regina possiede, la regina condivide i possedimenti del re, li conosce, li amministra, la regina manda un suo raggio su ogni atto nostro e dice: ci metto io il suggello. E poi inizia il suo ufficio materno e ci mette la sua tenerezza, lo copre con la sua innocenza, lo copre con il suo manto, ci mette le sue lacrime, ci mette a Gesù: Gesù, ci penso io, Gesù, sono io che ti amo in questa creatura, Gesù, che sono io che ti ricevo nell'atto in cui questa creatura ti sta ricevendo nell'Eucaristia, ricevi da me tutto l'amore. Allora, regina, madre, e poi prende questo pegno dell'atto della creatura, circondato, investito, completamente trasformato dal suo amore materno, dal suo ufficio materno, e se lo riporta al cielo davanti al Padre, dice: vedi, io sono madre e regina, questi sono figli miei, quest'atto porta lo stampo della famiglia divina. Ecco, allora, dice, ancora dobbiamo cominciare. Cominciamo. Facciamolo sto primo atto. No, lo stiamo già facendo, era per che siamo piccoli, non siamo, almeno siamo dottori, siamo sempliciotti. Allora, primo atto, adesso questo grano è ritornato al suo posto, perché si mette in fila. Lui è atto centrale, è atto primo, è atto necessario, si mette al suo posto nella catena e lo facciamo, lo prendiamo nostro, ci stiamo dentro. Allora dice: tu devi sapere che la mia divina volontà ebbe il suo atto primo nel concepimento di me, Verbo eterno, e il tuo amore e i tuoi atti, ecco qui entra l'anima, siamo noi che facciamo qualcosa. L'atto di Luisa, i tuoi atti, sono atti di giustizia e sono necessari per il concepimento della volontà di Dio divina nell'umanità del tuo Gesù, perché il primo regno che stendevo fu nella mia umanità. Non potevo estendere il testo troppo, però spieghiamo. Allora Luisa stava facendo il suo giro nella divina volontà, comincia, come abbiamo cercato di fare velocissimamente ieri, dall'atto ad intra della Santissima Trinità, e poi la creazione, il cielo, la luna, le stelle, la creazione dell'uomo, gli atti di Adamo innocente, ripara per la colpa, le lacrime di Adamo, i profeti dell'Antico Testamento e tutto quanto, l'Immacolato Concepimento di Maria, l'alba della Redenzione, la vita di Maria, l'incarnazione del Verbo. Lei fa questo, ci arriviamo anche noi, e dice: onde continuavo a seguire gli atti del supremo volere e giunta al punto quando la sovrana regina concepì nel suo seno purissimo, dicevo tra me,
Cioè, io ci devo fare qualcosa, devo metterci del mio, anch'io ci devo stare. Luisa aveva l'ardire del possesso, prendeva possesso di questi atti, se ne appropriava. L'altezza della mamma celeste somministrò il suo sangue, il suo amore, la volontà divina che regnava in lei per formare in lei il concepimento del verbo. Anch'io voglio somministrare il mio amore, ci devo mettere del mio in questo atto affinché il verbo si incarni. Anch'io voglio somministrare il mio amore, le mie pene ed il voler divino che regna in me, mentre concepisce nel suo seno, affinché anch'io ci metto del mio nel concepimento di Gesù. In questo concepimento, atto primo, atto centrale, atto eterno, si compie solo e soltanto perché, nulla si compie senza scopo e senza ottenere i suoi frutti, perché questo atto ha già in eterno, doveva avere il ricambio della creatura. Pertanto, quest'atto che fa Luisa, dice Gesù, affinché anch'io ci metto del mio nel concepimento di Gesù, per adorare l'eterno Fiat in un atto così grande, e anche per fare che, avendo dato del mio, resti concepito in me, non soltanto in Maria Santissima. Ma mentre facevo questo pensavo tra me, sono le mie solite stranezze, ma del resto è amore che voglio dare a Gesù, è la sua stessa volontà, per onore del suo concepimento. E Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, sono io che muovo l'animo tuo a fare ciò che voglio, e molte volte non ti dico neppure la ragione. Dice: perché? Dice: non posso fare a meno di entrare in questo atto. Potremmo dire: perché io non posso fare a meno di recitare l'Angelus ogni giorno? Tu devi sapere, e qui riprendiamo quello che abbiamo letto, che la mia divina volontà ebbe il suo primo atto nel concepimento di me, verbo eterno. Ed il tuo amore, quindi l'atto tuo, i tuoi atti, sono atti di giustizia. E sono necessari per il concepimento della volontà di Dio nell'umanità del tuo Gesù. Mi stai dicendo, Gesù, che se non faccio questo atto tu non ti incarni? Allora, vediamo come in eterno e nel piano della divina volontà il verbo si incarna, perché deve avere già il ricambio di tutte le creature, o comunque il ricambio sufficiente, il ricambio consono, il ricambio giusto. In questo ricambio giusto ci sono già ab eterno tutti gli atti delle anime che vivranno nella divina volontà. Pertanto l'atto che io attualizzo oggi è un atto necessario e di giustizia, senza il quale il verbo non si incarna. Non proviamo a comprenderlo con la nostra ragione, ma per dire quanto viviamo in lui, quanto siamo in lui, quanto siamo presenti con il nostro ricambio già dall'istante eterno del decreto dell'incarnazione del verbo. Il verbo non si incarna se non riceve il ricambio completo da tutto il suo creato e da tutta la sua creazione. E se io non dovessi fare questo atto? E vuol dire che qualcuno lo farà al posto mio? E vuol dire che il verbo non si incarna per me? Oh no! No, perché? Perché? Perché tenermi fuori? Allora è un atto necessario, è un atto di giustizia. Quest'atto tuo, Luisa, sono atti necessari di giustizia per il concepimento della volontà divina nell'umanità del tuo Gesù, perché il primo regno che stendeva fu nella mia umanità. Ora, per darti il diritto che potesse regnare in te, esigeva con giustizia il tuo amore mentre concepiva nella mia umanità. Quindi ci sono due dimensioni. Quest'atto è giusto e necessario per l'onore e la gloria di Dio che si incarna, ma è giusto e necessario, e per avere un diritto, che si incarni in me e io possa ricevere tutto quello che contiene il verbo incarnato, cioè la sua divina volontà operante. Non si prescinde. Sicché
Adesso tu non fai altro che dare alla Divina Volontà i suoi diritti, somministrando adesso, cioè lo fai adesso, ma è scritto in eterno, somministrando ciò che ci vuole per farla concepire in te, per ricevere i diritti di farle estendere il suo regno e di prendere in mano lo scettro del comando con assoluto dominio. Ti porta nell'atto, quando concepì nel seno materno, per farti mettere il tuo amore, le tue pene, affinché, e questa è la dimensione della necessità nella incarnazione, affinché non mancasse l'atto tuo in un atto sì grande che dava il principio al regno della Divina Volontà. Ed è questa la causa perché in tutti gli atti che io feci stando sulla terra, chiamo il tuo amore a vincolarsi a quegli atti. Né voglio che te ne sfugga nessuno. Se non dobbiamo farci sfuggire, ecco, l'atto della circoncisione, l'atto di Gesù che li vedremo poi oggi o domani, se avremo tempo. Tanti atti della vita nascosta di Gesù, a maggior ragione non possiamo farci sfuggire l'atto primo, centrale, necessario. Sono diritti di giustizia che esige il mio volere e sono anelli di congiunzione per dare a te il diritto che esso potesse regnare in te. Perciò segui il tuo Gesù senza darti pensiero. E con questo facciamo una pausa. Allora, Signore Gesù, vieni tu, ci immergiamo nel tuo preziosissimo sangue e lì ti portiamo ogni creatura e ci mettiamo a circolare nel tuo sangue per darti la circolazione della gloria perenne. E così che anche con i nostri atti involontari, quelli che facciamo come quando dormiamo, il respiro, il palpito, la circolazione del sangue, vogliamo darti adorazione profonda, amore eterno e circolazione della gloria perenne. Ecco, leggevo qualche giorno fa in un volume, il 32, dice: io do tutto alla mia creatura, giungo ad esaurirmi per la mia creatura. Un Dio che si esaurisce e dice: la creatura mi fa eco e anche lei si esaurisce, e facciamo a gara ad esaurirci a vicenda. Allora diciamo: Gesù, la sera si avvicina, resta con noi, esauriamoci a vicenda. Sembra che la capacità non abbia più spazio per contenere, e allora tu ti esaurisci in noi e noi ci riposiamo esauriti in te. Entriamo in un qualche piccolo atto, sempre riposandoci, della vita nascosta di Gesù. Non andiamo anno per anno, atto per atto, ci vorrebbe troppo. Prendiamo categorie di atti. Il primo qual è? È la luce Gesù esce dalla luce Maria, e sono una luce e due luci, e Maria si trova in grembo il bambino Gesù mentre Giuseppe dorme e custodisce questo mistero. Allora il primo atto sono le correnti d'amore tra Gesù e Maria. Ecco, mamma, siamo tanto stanchi che non abbiamo neanche la forza di dire tutta l'Ave Maria, pertanto ti diciamo oggi, adesso, soltanto in questo momento: mamma, Dominus Tecum, possiedi Dio dentro di te e adesso ce l'hai in braccio. Questa mattina, dopo aver molto stentato, è venuta la Regina Madre col bambino in braccio e me l'ha data a me, dicendomi che lo tenessi con gli atti continui d'amore corteggiato. Ho fatto per quanto ho potuto, e mentre ciò facevo, Gesù mi ha detto:
diletta mia. Le parole più gradite e che più consolano la mia madre è il Dominus Tecum. Perché non appena furono pronunziate dall'arcangelo, sentì in sé comunicarsi tutto l'essere divino e quindi si sentì investita del divin potere. Mamma, in questo atto, quando tieni Gesù in braccio, il Signore è con te, Dominus Tecum. Te lo ripete ogni tuo figlio, ogni creatura, Dominus Tecum, mamma. Sempre riposandoci. Gesù, figlia mia, quando succhiavo il latte dal petto della mia dolcissima madre, unito al latte vi succhiavo l'amore del suo cuore. Ed era più amore che succhiavo che latte. Ed io, come in quei succhi, sentivo dirmi: ti amo, oh figlio. Io ripetevo a lei: ti amo, oh mamma. Ecco, ci mettiamo in queste correnti d'amore. Corrente di latte e corrente di amore. E questo succede ad ogni anima. Quando mi dice ti amo, anch'io le ripeto ti amo. E con me è tutta la creazione ad amarla nel mio amore. Oh, se le creature comprendessero qual è il bene, l'onore che si procurano, anche col solo dirmi ti amo. Basterebbe solo questo, che un Dio al loro fianco replica con onorarle col suo anche io ti amo. Allora, mamma santa, stanchi e esauriti come siamo, ci mettiamo in questo latte che passa tra te e Gesù, in queste correnti di amore. E andiamo da una parte all'altra. E vogliamo noi essere questa corrente d'amore. Perché così come lo Spirito Santo procede dall'amore tra il Padre e il Figlio, sulla terra, ad extra, dall'amore tra Maria e Gesù procede la procedenza dei figli della Divina Volontà. E quindi siamo noi questa corrente d'amore. E procediamo e alimentiamo questa corrente d'amore. E allora vogliamo, come la corrente alternata, andare di qua e di là. E da una parte vogliamo metterci in Gesù e ricevere la corrente d'amore della mamma. La mamma dice: tu devi sapere che in tutto ciò che facevo verso del mio figlio, intendevo di farlo verso quelle anime che dovevano vivere nella volontà divina, perché stando in essa erano disposte a ricevere tutti quegli atti che io facevo verso Gesù e trovavo spazio sufficiente per deporli. Qui era Luisa che vedeva la mamma celeste col bambino in braccio, che se lo baciava, e gli dice: mamma mia, a me niente mi dai. Allora l'anima si nasconde dentro Gesù per ricevere l'atto materno della mamma. Dice: dai, permettimi almeno che metta il mio ti amo tra la tua bocca e quella di Gesù mentre vi baciate, affinché in tutto ciò che fate corra insieme il mio piccolo ti amo. E lei: figlia mia, mettilo pure il tuo piccolo ti amo, non solo nella bocca, ma in tutti gli atti che passano tra me e mio figlio. E allora, dentro la Divina Volontà, vogliamo, possiamo e vogliamo ricevere tutta la maternità di Maria, tutta la sua cura, tutto il suo amore materno, l'amore sublime che Dio Padre ha deposto in lei e che si chiama amore materno, che lei intende dare non solo a Gesù, ma a tutte le anime, e lo può dare alle anime che stanno nella stessa volontà in cui lei vive, altrimenti non abbiamo spazio per riceverlo.
Continueremo a chiedere la grazia, l'intercessione. Andremo a questo santuario, quest'altro. La mamma così, la mamma di colà, questo titolo, quest'altro titolo. Ma questa maternità divina, come la facciamo a ricevere? Ci dobbiamo mettere nella divina volontà. E lei dispiega, ci nutre con il suo latte materno. Ed io mi sentivo felice e onorata con gli onori più grandi, dice Nostra Madre Santissima, di avere per figli i miei figli della volontà del Padre Celeste, quale anch'io possedevo, e perciò li guardavo pure come parti miei, frutti del mio grembo. Perciò, figlia mia, figli miei, se vuoi che ti ripeta ciò che feci a mio figlio, fa che ti trovi sempre nella sua volontà ed io ti sarò larga dei miei favori. Allora ci mettiamo, ci nascondiamo dentro Gesù. Riceviamo le carezze della mamma, l'amore della mamma, il latte della mamma, l'atto generante della mamma, le correnti d'amore della mamma. E poi senza farci accorgere, dalla mamma, da Gesù, ci spostiamo alla mamma. E che vogliamo fare? Vogliamo fare noi un atto materno nei confronti di Gesù? Gesù dice, quindi vuoi tu essere la mia seconda mamma? Vuoi tu ricevere il gran bene della rinnovazione della mia incarnazione come dote del regno del Fiat divino? Così avrò due mamme. La prima che mi fece formare il regno della redenzione, la seconda che mi farà formare il regno della mia divina volontà. E mettendo le sue piccole manine sul mio volto, carezzandomi, diceva, la mia mamma, la mia mamma. Allora l'anima nostra è mamma di Gesù. Chi fa la volontà del Padre mio, mi è mamma, mi è padre, mi è sorella, mi è fratello. Allora Gesù, ti voglio fare da mamma. Madre Santissima, deponi in me tutte le tue cure materne, tutto il tuo coraggio nel prenderti cura di un Dio affidato a una quindicenne. Una quindicenne che si fa un viaggio sull'asinello da una parte all'altra e Giuseppe le chiede, hai freddo? Stai bene? Sì, sì. E poi in questa grotta improbabile, luce, da luce. Che coraggio la mamma, ma da dove viene sto coraggio? Dall'amore. L'amore bandisce ogni timore. E le dice, figlio mio, non ti preoccupare, così dice pure nell'Eucaristia, così come ti sei affidato a me quando sei nato, adesso, ecco, ti custodisco io nella Santissima Eucaristia, non ti preoccupare, ci penso io a tenerti onorato, corteggiato, protetto, abbracciato, ci pensa la tua mamma. Mamma, dacci il tuo amore materno, il tuo coraggio, perché possiamo fare da mamma a Gesù e lui si senta al sicuro. Nell'anima nostra abbia la sua mamma. La mia mamma, la mia mamma. L'amore materno supera tutti gli amori, sicché tu mi amerai con amore di madre insuperabile. L'amore materno, dice Gesù, è amore costante, amore di abnegazione, amore di disinteresse. Amore che si contenta di dar la vita pur di morire pur di nutrire e dar la vita al proprio parto. Questo è l'amore materno.